Dicevo, Pietro Bertami, Alessandro Toscano, Nof Picture di Roma, forse qualcuno di voi conosce il nostro sito, qualcun altro no. Comunque un'agenzia per reporter, agenzia di approfondimento fotografico, diciamo, nata nel 2009, quindi da poco giovane, che devo dire ci sta dando tanto lavoro, tante soddisfazioni, tanti problemi, come sempre si fatica, diciamo. Però ecco, noi siamo, tanto volevo dire, volevamo ringraziare tutti l'organizzazione per averci invitato, per noi è bello essere qua, è piacevole poter condividere con altre persone che hanno la stessa passione, no, della fotografia, direi, la nostra iniziativa, che è una piccola iniziativa che però in questi 3 anni ha dato dei risultati e comunque ha attirato l'attenzione in qualche modo su se stessa. Quello di cui possiamo parlarvi, ci mancavano le foto, mi ci mancava, quello di cui possiamo parlarvi è quindi la nostra esperienza, però in genere, visto che non è la prima volta che facciamo incontri di questo tipo qua, ci siamo accorti, io e Alessandro, che spesso e volentieri la parte cicciuta, diciamo, degli incontri viene fuori poi dalle domande vostre, nel senso, come ho già detto, non vorremmo farla troppo incravattata e quindi veramente uno alza la manina, dice io ho questo dubbio, ho questa cosa, non ho capito, ho questa perplessità, oppure sono 10 anni che fotografo e non ho ancora capito come funziona quel meccanismo. Stiamo parlando ovviamente di rapporto fotografo agenzia, agenzie giornali, magazine soprattutto, ok? Questo perché? Anche perché le domande, giustamente, che in genere ci vengono poste, alla fine, noi solitamente ci sgoliamo per 2 ore e poi le domande che ci vengono poste, giustamente, sono sempre più o meno le stesse. Perché per come è cambiato il mercato di riferimento, per come è cambiato il mestiere del fotoreporter, ci sono alcuni da fuori, per i non addetti ai lavori o per chi approccia questo mestiere, ci sono alcuni coni d'ombra, alcune zone non molto chiare. Non so, magari mi sbaglio, non so. Credo più o meno, statisticamente più o meno è questo. Nel senso, noi, allora, sia io che Alessandro siamo fotografi, siamo fotografi, percorsi differenti, studi differenti. Nel 2009 ci incontriamo insieme a un'altra persona, un altro fotografo, un altro collega, Luca Spano, magari qualcuno di voi lo conosce, sardo, adesso a New York, poi a Londra, poi è tornato in Sardegna, eccetera, 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 e questa idea embrionale di mettere in piedi questo gruppo di professionisti. Su quali basi? Sulle basi di un mestiere che è cambiato rapidissimamente, come dicevo, in base al mercato di riferimento e in base soprattutto alla, prendetelo per quello che vale, alla spesso scontentezza dei colleghi reporter che troviamo in giro nel approcciare il mestiere, le agenzie e le redazioni. I motivi sono vari e io tra l'altro non sono qui ovviamente, manco Alessandro, per parlare male di altre realtà o di colleghi, ci mancherebbe, solo che da imparare da tutti come sempre, però le nostre valutazioni sono state nel merito del metodo del lavoro, questo sì. Cioè i fotografi hanno bisogno fondamentalmente, giustamente, di due, i reporter, e sto parlando, poi vi facciamo anche una piccola parentesi su che tipo di fotografia trattiamo. I reporter hanno bisogno di 2 cose fondamentalmente, come in quasi tutti i mestieri, una gratificazione economica, ok, e una gratificazione anche personale, di piacere, di soddisfazione personale. Spesso e volentieri, ripeto, poi analizziamo il mercato, però spesso e volentieri il fotografo negli ultimi anni si è trovato un po' a essere, diciamo, non dico l'ultima ruota del carro, ma quasi, cioè quello che deve sgaloppare, farsi un culo come un secchio, scusate tutti i maggiorenni, farsi un mazzo tanto, quasi sempre a spese sue, rischiando in molti casi anche di grosso, cioè penso soprattutto a chi si occupa di fronti caldi, no? Ma non solo, non pensiate che sia solo la guerra o i conflitti, a fronte di nessun tipo di certezza nella vendita, nessun tipo di tutela e soprattutto nessun tipo di partecipazione all'organizzazione del lavoro, cioè galoppa, fatti il culo tanto e poi vieni qua e se va bene forse ti compriamo qualche cosa. Ora, come affrontare questo? Il vecchio modo dell'unione fa la forza. Noi abbiamo semplicemente pensato di mettere insieme un gruppo di professionisti che abbiamo scelto noi. Ci sono pure io. Ci sei voluto? Sembra di sì. Aiutami. di professionisti
del settore, badate, freelance, gente che non veniva da agenzie, quindi volutamente freelance, che abbiamo scelto noi, adesso non è un'investitura divina, ma nel senso per mettere in piedi una squadra, ovviamente abbiamo dovuto fare dei ragionamenti sulla qualità del lavoro. E abbiamo creato un gruppo fondamentalmente, sì, no? Cioè eravamo in tre, io, Pietro e Luca, e ognuno di noi ovviamente cercava di fare quel mestiere in maniera personale, singola, cercava di introdursi nel mondo dell'editoria. E conoscevamo, come ci conoscevamo noi tre, conoscevamo tanti altri fotografi che avevano questa necessità, insomma. Esperienze professionali, magari all'inizio, che non riuscivano a trovare una strada, non riuscivano a dare spallate grosse in un territorio che è molto concorrenziale. Cioè in Italia ci saranno tantissimi fotografi come lo siamo noi, che producono dei lavori di alta qualità. Quindi nel momento in cui ci si rende conto che essere solo fotografo non basta per poter fare questo mestiere, allora hai bisogno di una struttura che ti dà una mano, insomma, a vendere il tuo lavoro, a farti conoscere e di conseguenza a lavorare di più. Molti pensano al fotografo, no? Soprattutto agli inizi, il fotografo è una persona sola, no? Un professionista solo che produce, che cerca di vendere, che fa le mostre. Mentre è completamente l'opposto, cioè il fotografo è un percorso professionale che si lega a tantissime altre figure, insomma. Io credo che poi quello che si sta facendo qua questi giorni è anche cercare di rendere l'idea di come la fotografia sia un percorso linguistico, espressivo, informativo, condiviso, che ha bisogno di tutta una struttura di rete per poter essere veicolate, altrimenti rimane dentro la nostra macchinetta digitale, dentro il nostro computer e non riesce a trovare spazio. Quindi da lì la necessità di creare un gruppo, una necessità molto, come posso dire, mi viene l'aggettivo, ma decespugliatore. No, vabbè. Cioè molto, molto naturale in un certo senso, ognuno di noi aveva questa, da una parte questa necessità professionale, dall'altra la voglia di crescere espressivamente, di trovare un luogo di confronto in cui il tuo percorso artistico, espressivo, giornalistico e professionale trovasse un luogo di condivisione, di scambio, di crescita, e così è stato. Contate che noi siamo nati in un momento in cui le vecchie strutture d'agenzia stavano chi entrando in crisi e chi morendo completamente, chi chiudendo i battenti, per esempio Grazia Neri, per esempio, casualissimo. La stessa settimana, no? Sì. Quando noi abbiamo aperto era il 2 ottobre del 2009, Grazia Neri ha chiuso un paio di giorni. La settimana prima, stessa, non mi ricordo se tre giorni prima o no. Che vi rendete conto per... Non so se conoscete Grazia Neri come un'agenzia... La prima... 2009. Era già passato il figlio Michele nel 2008... avevano fatto dei tagli di personale, poi nel 2009 hanno chiuso, a ottobre 2009. Sono interrotto. No, anzi, dico che la grande agenzia, la prima agenzia italiana, e insomma, per noi è stato paradossalmente, no? Noi siamo nati in un momento in cui il mercato stava andando giù, quello che dicevo anche ieri. E noi non potevamo che crescere perché uno partivamo da zero, quindi se partivamo in decrescita sarebbe stata una cosa. Quindi non potevamo che crescere, in 3 anni e mezzo siamo cresciuti abbastanza e alcune soddisfazioni ce le stiamo levando, stiamo imparando ancora questo mestiere, che è un mestiere molto complicato, cioè di per sé basico. Faccio le foto, le organizzo e cerco di venderle a un cliente che nel nostro caso è sono i magazine, no? Italiani, e da 1 anno e mezzo stiamo cercando di vendere all'estero. Abbastanza basico, però c'ha delle dinamiche molto delicate, come in tutti i lavori, insomma, la gestione del cliente, nonché delle risorse interne, nonché... Poi noi ci abbiamo messo dentro la condivisione, che per 12 fotografi non è una passeggiata, perché condividere significa condividere scelte importanti, ma anche i difetti, no? Ci si scontra, il confronto è anche quello, no? Sennò sarebbe... A dire che tutto rose e fiori non è vero, non è assolutissimamente vero, però fa crescere in questo senso. Gruppo molto eterogeneo, molto eterogeneo, insomma, dal fotogiornalista puro, non so, Pietro Masturzo, WordPress Photo 2009,
No, 2010, vabbè, sembra sempre lì, 2010. Sì, no, ah, invece documentaristi come Francesco Millefiori, Alfredo Covino, eccetera, sì, no, diciamo, fotografi che tendono più al mondo dell'arte come, come Valentina Vannicola, che fa stage photography, eccetera. Perché? Perché proprio nella complessità del mercato, più diversifichi la tua offerta, più hai la possibilità di trovare clienti, mantenendo, cercando di mantenere un'identità che ti caratterizza, che ti caratterizza. È il discorso, diciamo, del fotografo che si allarga all'agenzia, no? È come, come dire, un fotografo deve avere una propria identità, no? Per poter essere riconoscibile, per poter fidelizzare il cliente. Cioè, quel fotografo fa quel tipo di lavoro, il giornale ha bisogno di quel tipo di immagine, oppure vuol trattare una determinata notizia, un ritratto, piuttosto che un... E voi che identità avete? Ecco, la nostra identità è proprio questa, la nostra forza sta nell'eterogeneità. Sembra un paradosso, ma è proprio questa. Quando io ho iniziato a fotografare, ormai sono 15 anni fa, la cosa era specializzati, penso ancora alcuni di voi ve l'abbiano detto, no? Specializzati, cioè chi faceva motociclette, cioè chi faceva reporter, cioè chi faceva gioielli. Il mestiere, ripeto, poi lo vediamo tutti insieme, è cambiato molto. Indubbiamente, a mio parere personale, il poter essere versatile in questo momento è importante, cioè nel senso, uno indubbiamente deve avere chiaro che cosa vuol fare e soprattutto deve avere chiaro, come diceva stamattina l'amico, avere uno stile, crearsi uno stile riconoscibile e una ricerca di linguaggio. Però indubbiamente il mercato richiede tante cose, più di una volta, a fronte, ripeto, di guadagni più bassi, questo mettiamoci in testa, nel senso, voi sapete più o meno come è evoluto, diciamo, il mercato negli ultimi anni? Noi ovviamente, ripeto, parliamo di magazine, non possiamo occuparci di sala di posa, cioè, anche se poi magari lo facciamo, ma... in due parole, negli anni 90, metà anni 90, grande crisi, prezzo della carta che aumenta, il digitale che comincia, il digitale inteso come internet e poi le prime macchine digitali che in brevissimo sono diventate quello che sono diventato, hanno cambiato in breve il mestiere e di conseguenza il mercato. Rincari della carta, di cui avrete sentito parlare, è da 20 anni che il costo della carta aumenta, inserzionisti dei giornali in fuga, quindi giornali che prima forse qualcuno di voi se lo ricorda erano così, inserzionisti pubblicità, no? Che piano piano i giornali che diventano 4 fogli, no? E questo inevitabilmente cosa va a toccare? Va a toccare la professione del fotografo, no? Che ripeto, spesso e volentieri purtroppo è visto un po' come, non dico l'ultima ruota perché è grande, però ok. Come anche i giornalisti, ecco. Sì, sì, tra l'altro. Insomma, esternalizzazioni varie, il fotografo... Le redazioni che tagliano... Che tagliano, che non hanno più i fotografi interni, non li possono più stipendiare, quindi perché? Perché possono attingere da un mare magnum enorme a discapito della qualità. Da internet. Sì, internet per noi è stata un'arma a doppio taglio, diciamo. Da una parte ci ha dato la possibilità di essere ovunque subito, parlo a noi fotografi, ovunque subito, cioè sono in Congo, succede, 5 secondi dopo ho messo le mie immagini sull'archivio dell'agenzia, quindi ho la possibilità di venderle in tempo reale. Come lo faccio io? Lo fanno tutti. E se prima magari eravamo in 3, adesso siamo in 500, e quindi già quello è. E poi indubbiamente la questione del non avere più l'assignment, quello o averne di meno, che è quello che viene l'assegnato, no? Il giornale prima, quando aveva i suoi fotografi, magari assunti, questo è durato fino... Questa è una cosa che per esempio molti ragazzi giovani ci chiedono spesso, ma i giornali assumono i fotografi? Non so se... Non li assumono più, noi ce lo chiedono in continuazione. Ah, ma io vorrei andare a lavorare per il Corriere, ma assumono? No, ti danno 2000 euro al mese per star lì, tutti i freelance che sgaloppano. Questo per dire appunto che di contro anche il calo degli assegnati, cioè prima il giornale che aveva una linea editoriale, il magazine che aveva una linea editoriale molto più precisa, mandava il suo fotografo, magari coprendogli delle spese extra, a raccontare quell'evento. Adesso non è più così. E quindi dove va ad attingere? Va ad attingere agli archivi, oppure in alcuni casi, e quindi comprare immagini singole, oppure in alcuni casi comprare reportage interi che però sono comunque stati prodotti dal fotografo. A fronte di una spesa di produzione enorme che poi in vendita riscuote pochissimo, sì. Meno che nella vendita singola. Cioè, per esempio, noi abbiamo iniziato per questioni territoriali sull'Italia, no?
E poi abbiamo scoperto che l'Italia è il mercato dove ti pagano di più. Sì, in termini proprio per una volta. Quantitativi, cioè il mercato americano paga molto meno. Poi se sei un novizio, no? Se stai cercando di collocarti, ovviamente sempre per la questione della competitività e della concorrenzialità esistente, diventa difficile, insomma, battere anche sul prezzo, no? Contrattare in un certo senso. Ti devi adeguare proprio perché come te ce ne sono tanti. Allora, nel momento in cui decidi di impegnarti in questo mestiere, la diversificazione e l'identità, per ricollegarmi alla tua domanda, è cercare di alzare il livello qualitativo. In un mondo digitalizzato in cui tutti possiamo fare delle fotografie, in cui il web diventa, diventa, come posso dire, l'espressione più palese di come una fotografia possa essere utilizzata senza riconoscere il dovuto corrispettivo d'immagine economico al fotografo, devi puntare su un prodotto che ti diversifica e che quindi ti identifica. E quindi noi abbiamo puntato sulla qualità, cercando di creare un gruppo. Ovviamente non è che siamo i più bravi, da dove siamo venuti, comunque sì, abbiamo cercato di creare uno standard abbastanza elevato. E di, scusami, per chiudere, e diversificarci anche nella scelta dei fotografi, perché poi era un po' quello, cioè l'identità. E una delle cose che ci dicono, ci hanno detto da subito in continuazione nelle redazioni, è stato: ah, ma che figo, avete dei... È il mio, il suo che non si sente? Ah. Il tuo non si sente. Il mio? Non si sente. Che devo fare? Lo tiro. Vado. Basta, ti prego. È stato sentirci dire, ma spesso e volentieri, pareri autorevoli, almeno il nostro parere, ma che figa, avete un gruppo di fotografi diversissimi, e quindi ecco lì l'identità, che l'identità di un gruppo di professionisti che fanno cose diverse e comunque lo cercano di farlo o lo fanno con qualità. Ne parlavamo giusto ieri con un fotografo da studio, la qualità, ragazzi, rimane, almeno a nostro modesto parere, il punto di forza. Cioè, se uno dietro ha qualità, il che vuol dire, mi ricollega a quello che dicevamo stamattina, il che vuol dire avere idee, vuol dire avere idee di quello di sì, quello cosa che vuol dire qualità? Diventa il terreno, assolutamente, diventa proprio il terreno su cui creare dibattito. Sì, esattamente. Cioè, cos'è la qualità fotografica oggi per chi vuole fare sto mestiere, no? E vendere le fotografie. Sì, io come idee, infatti, intendo farlo con cognizione di causa, farlo con pensiero. Ecco, più che idee, pensiero. Farlo con pensiero, indubbiamente, è la marcia in più. Cioè, a noi arrivano, per esempio, in continuazione portfolio di ragazzi che vogliono approcciare il lavoro, chiedono consigli a noi, e si vede, per esempio, oggi parlavamo del testo, no? Della sinossi di un lavoro, di un reportage, vi si diceva di non, che dovevano combaciare, no? Il testo è... A noi arrivano in continuazione testi totalmente sparati a cazzo di cane su fotografie che non c'entrano nulla. Ecco, per esempio, già quello per noi è un problema, perché cosa è successo? È successo che il fotografo ha scattato un lavoro senza una grande progettualizzazione prima, e poi dopo ha provato a incollarci sopra un testo. Non funziona, si vede lontano un miglio. Allora bisogna, secondo me, mettersi in testa che il mercato è in crisi, e lo sappiamo tutti, la concorrenza è tanta, negli ultimi 10-15 anni la concorrenza è aumentata tanto, lo vedete da soli, per il digitale, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno non punta sulla qualità delle proprie idee, del proprio pensiero, faticherà un pochetto di più. A tal proposito, tocca fare un discorso, può essere frainteso, però si è andata anche a creare, ad allargarsi la forbice fra quella che è la professione un po' più del fotogiornalista e quello che è quello del fotoreporter. Non so se ve ne siete accorti, nel senso, un'altra domanda che ci fanno sempre è ma un reporter fa il giornalista, il fotogiornalista fa il reporter? Perché, per esempio, noi vi parliamo di magazine e non di quotidiani? Perché, per esempio, il nostro mercato di riferimento non è il quotidiano, è il magazine. Perché? Perché sono due lavori, quello di chi fa approfondimento fotografico e di chi fa la news, quella che viene chiamata la news, che una volta si compenetravano abbastanza facilmente. Adesso sono sempre più separati, correggimi se sbaglio. No. Nel senso, l'alfabetizzazione fotografica, del linguaggio fotografico in Italia negli ultimi 10-15 anni, complice internet tra l'altro, ringraziando internet, è cresciuta parecchio.
è cresciuta parecchio, senza nulla togliere grandi maestri del fotogiornalismo italiano, ci inchiniamo, baciamo dove camminano. Però i ventenni, facciamo un paragone, fra un ventenne, un mepeo ventenne, quindi 15 anni fa, e un ventenne 60 anni fa, vecchio dentro, nato vecchio, e un ventenne scozzese, olandese o americano, ma mi mangiava in testa tanto, perché c'è un'alfabetizzazione visuale nei paesi, per esempio nel nord Europa, in Nord America e Canada, decisamente più robusta. Università dedicate, mostre, spazi, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia su questo è stata un po' in ritardo. Adesso, a mio modestissimo parere, abbiamo riempito una grossa lacuna. Ecco, e questo si vede anche nei giornali italiani, per esempio. Io non so, qualcuno di voi avete in mente dei magazine, per esempio? Cioè, cosa leggete, per curiosità? Cosa guardate? se leggete anche di Landogo, cosa guardate? Cosa vi viene in mente? Internazionale, per esempio, uno. Panorama. National Geographic, Panorama. Sportweek. Mm-hmm. Vengono in mente altri? No, non è un'interrogazione, ragazzi. Wired, per esempio, non so, vengono mai. Ce ne sono tanti in Italia, eh. L'Italia, come diceva Alessandro, è ancora un bel mercato cicciuto, dove c'è volendo da lavorare rispetto ad altri paesi. Vogue Italia, c'è tutti i femminili. Poi quando li diciamo dite, ah, è vero, Io Donna, Amica, Didi Repubblica, Venerdì, Gioia Grazia, Internazionale, assolutamente. Però è strano che l'Espresso viene sempre... L'Espresso viene sempre... Hai detto l'Espresso? Ah, ho capito, Panorama. Sì, sono competitor, diciamo. No, perché poi c'è l'Espresso, è quello che ha costruito la cultura, ha proseguito la cultura del fotogiornalismo sino ad oggi, sì. Insomma, forse diciamo è quello che la utilizza di più, poi possiamo discutere su come lo utilizza, però diciamo è quello che crea quel legame di cui diceva Peo tra la fotografia e il giornalismo e la narrazione, sì. sui fatti, fa molto approfondimento. È un cliente nostro molto, molto forte, che ci permette di continuare questo percorso. A volte ci lascia spazio, a volte ce ne lascia poco, poi dipende da che tipo di sezione del giornale andiamo a riempire e via dicendo. Ecco. Però è un giornale che ci permette anche di proporre, cosa sempre più rara. I giornali adesso fanno dei timoni blindatissimi, no? Da una parte fanno dei timoni blindatissimi, dall'altra invece hanno tantissimi collaboratori esterni che propongono di tutto, però, ed è una cosa, io credo che volessi introdurre quello, cioè che giornali leggete per sapere che tipo di contenuti mettono dentro le loro pagine, in maniera tale da sapere che cosa andarli a proporre, sia di già fatto, cioè di prodotto. Io fotografo faccio un determinato tipo di lavoro, o provo a venderlo direttamente o mi affido a un'agenzia come la nostra per cercare di venderlo. Il fotografo, se lo sa fare, per quello subentra l'agenzia, perché deve avere una cognizione molto molto ampia di com'è il mercato. Cioè, se io faccio un reportage di approfondimento sull'ILVA, so che quella notizia, per come l'ho trattata, la posso proporre a quel giornale piuttosto che a un altro. Sì. Mentre invece, se la tratti in maniera diversa, cioè c'è una chiave di lettura, una chiave estetica diversa, lo proporrò a un altro giornale, no? Per come ho trattato la notizia, per come l'ho scattata, che cosa ho scattato, come l'ho post-prodotta, che tipo di editing vado a fare. Cioè. Ma come funziona la cosa? Cioè il magazine vi contatta e vi chiede, io devo fare l'articolo sull'ILVA, voi avete qualcosa? Vedi che infatti le domande giustissime, le citissime. Sì, chiudo, ma sono sempre io, faccio sto fischio, se non sono sempre io? No. A prescindere, lo tolgo proprio. Cioè, no, io la voce è molto bassa in realtà, poi con il microfono mi imbarazzo, quindi potresti parlare. Ehi, ecco, mi sento Tiziano Ferro. Sì, assolutamente quello diceva Alessandro, ma quello che volevo dire per chiudere, per rispondere anche a te, è che se ci fate caso,
ve ne rendete conto da soli, le immagini che trovate su, non ce l'ho qua, su un qualunque magazine, che ne so, su Didi Repubblica o su Espresso, non sono le immagini che trovate sul quotidiano, cioè avete mai fatto caso? O meglio, è lì che nasce un po' di confusione. L'Espresso o qualunque altro magazine ha bisogno della foto più di cronaca, più di news, e badate, lì c'è un mondo d'agenzie, c'è un mondo di professionisti che sgaloppano, si fanno un mazzo tanto, perché alle 9 devono fotografare le mani che stringe la mano a Berlusconi e alle 9:30 c'è l'incidente sul raccordo anulare, gente che corre, sgaloppa, che però fa un altro tipo di informazione legata appunto alla news, mentre settimanali, che è vero la usano, perché se fanno il pezzo sulla villa in Sardegna di Berlusconi, mi viene sempre in mente Berlusconi, non voglio buttarla in politica, sempre in mente lui, ovviamente. Hanno indubbiamente bisogno della foto, la qualunque, della villa di Berlusconi da fuori, ma hanno magari invece bisogno di un pezzo fatto sulla nuova generazione che tende all'olgettinismo, come si dice, no? E allora cercano un autore più strutturato dal punto di vista, non fraintendetemi, non tolgo nulla agli altri colleghi, più strutturato dal punto di vista della narrazione, per poter fargli fare magari 4 pagine e parlare di Berlusconi e delle conseguenze magari del berlusconismo sulle adolescenti o sugli adolescenti. Questo perché? Perché il loro lettore ha bisogno di vedere questo. Non è un lettore più stupido, più intelligente, più colto, meno colto, non è quella la questione. Sono dei prodotti diversi. E capire il proprio mercato di riferimento. Noi, per esempio, con la news non abbiamo nulla a che fare, ma non per snobberia o che cosa, ma perché non siamo proprio strutturati in quella direzione. Anche perché è un altro, cioè completamente un altro mestiere. È un altro mestiere. Cioè, quando si parla di fotografo, fotogiornalista, fotoreporter, è lì che c'è la confusione, se no. È un mondo molto, molto, molto ampio. Credo che la discrezione fondamentale sia forse nel tempo, il tempo di produzione. Cioè noi costruiamo un reportage, e cerco di rispondere anche. Allora, da una parte il giornale ci chiama e ha bisogno di un ritratto, o piuttosto che di una fotografia di quella fabbrica, perché ci devono fare un pezzo sull'inquinamento, per dire. Oppure il ritratto anche un attore, anche, insomma, facevo di tutto. E lì ti dettano i tempi, ti dicono che cosa vogliono, chiamano te perché chiamano te agenzie, chiamano quel fotografo di quell'agenzia perché sa che tipo di fotografia fa, e quindi ti dice: dopodomani devi essere là, devi farmi questa foto, me la devi consegnare fra 3 giorni e io la devo mandare in pagina. E ti dà delle indicazioni molto serrate, sia su cosa devi fare, come lo devi fare e in che tempo glielo devi fare. Dall'altra, è quello che poi invece a noi ha permesso di costruire l'identità che ci permette di avere commissioni di questo tipo, sono i progetti, cosiddetti progetti personali, no? I progetti su cui un fotografo e un autore investe, che produce con un tempo molto dilatato. 30-40 foto di un reportage di approfondimento non possono, faccio una media, poi puoi fare un reportage di approfondimento, abbiamo esempi anche dentro la nostra agenzia di, per esempio, Pietro Masturzo ha vinto il WordPress Photo con un reportage scattato in 3 giorni, ma con un tempo per arrivare a scattare quel molto, molto, molto dilatato, insomma. Quindi la grande discrezionalità tra la news e quello che facciamo noi è il tempo di produzione. Cioè, noi, i nostri fotografi, investono tempo, risorse, soldi e via dicendo per costruire un prodotto che abbia una propria estetica, che abbia ovviamente un proprio contenuto narrativo, abbia un proprio linguaggio, una propria estetica, e diventi, come posso dire, cavallo di Troia per il fotografo stesso, perché poi questo ti permette di fare un progetto personale. Nel momento in cui fai approfondimento e di conseguenza hai questo tipo di tempo, perché questo tipo? Non perché se la prende comoda, perché ci sono dei passaggi molto molto importanti che un fotografo che vuole essere, tra virgolette, autore, non può trascurare. Sì. Quello che dicevamo prima, no? Il pensiero che sta dietro a un progetto, è lì il fotografo, è lì che il progetto diventa, come posso dire, un best seller piuttosto che un harmony, non so come dire. È lì che metti ciò che vuoi dire, quello che si diceva anche stamattina, insomma, no?
saper parlare del proprio progetto significa avere piena cognizione di quello che si è fatto, perché lo si è fatto, e del proprio stile interpretativo e narrativo. Quindi in quel momento hai necessità di tempo. Poi ci sono i tempi professionali. Se sei un fotoreporter, che faccio un esempio così, nel nostro lavoro, poi volevamo internet, non ce l'abbiamo, però potete poi andare a vedere il nostro sito, che so, Alessandro Penso, un fotografo di Onof, che costruisce un reportage sull'immigrazione in Grecia, cioè l'immigrazione che dall'Asia, dal Nord Africa, convoglia verso la Turchia e cerca attraverso la Grecia di entrare in Europa, quindi attraverso l'Europa, ha bisogno di un anno e mezzo per poterlo fare. Perché? Perché ha bisogno di raccogliere i soldi, ha bisogno di costruirsi i tempi, no? Dilatati in un anno e mezzo, ha bisogno di costruirsi i contatti, che sono una cosa importantissima, i contatti che non è che ti inventi così, sei già magari dentro il sistema, quindi magari conosci qualche giornalista che è, qualche fotografo che è stato in Grecia, che magari ti passa il contatto di un giornalista che poi ti racconta una storia per cui tu poi inizi a viaggiare partendo da lì, oppure, come posso dire, si innescano tutti questi meccanismi che hanno assoluta necessità di tempo. Assoluta necessità di tempo e assoluta necessità di riflessione. Perché nel momento in cui sei costretto a riflettere, cioè nel momento in cui sei costretto a selezionare quel che vuoi fare per massimizzare il prodotto e minimizzare i costi, sei costretto a riflettere. A riflettere per non sprecare cartucce, per non perdere soldi, per non perdere entusiasmo, che è una cosa che in un progetto a lungo termine ci vuole tantissime volte. Alessandro ci ha detto, Alessandro come altri fotografi che fanno magari lavori anche meno impegnativi dal punto di vista fisico, tanti fotografi ci dicono: ma io sto perdendo l'entusiasmo perché sto dietro questo progetto da un anno e mezzo, non vedo la fine. Da una parte è scoraggiante, dall'altra invece vuol dire che sei sulla strada giusta. Cioè, se c'hai dubbi vuol dire che stai riflettendo. Se c'hai delle difficoltà, vuol dire che le devi superare. E in questo mestiere, come in tutti, devi avere la voglia di andare avanti. Però poi, faccio l'ultimo esempio, scusa, poi ti passo la parola, invece, ma veramente ci sono delle costanti per cui possiamo parlarvene, ecco. Alvaro De Pritt, lo stesso. Un lavoro dentro una casa famiglia di ragazzi stranieri che vivono dentro questa casa famiglia a fianco casa, a 20 km da casa sua, un lavoro per cui dopo un anno non sapeva più cosa fare, ma questa storia, cioè come la post-produco, fotografando sempre le stesse cose, cioè sto dentro una casa che è di 120 metri quadri, no? L'agenzia, il gruppo che condivide un percorso di questo tipo ti dà, come posso dire, la forza anche per poter capire i punti di forza da su cui insistere, ecco. E lì vinci Foto Spagna, vinci il British Journal of Photography, esponi e via dicendo. E come posso dire, ripensando un anno e mezzo, a 7 mesi prima, dicevi: ma com'è possibile? Perché? È possibile perché hai continuato a insistere, hai continuato a riflettere, hai fatto vedere il tuo lavoro mentre lo facevi, hai continuato a informarti, hai capito quella storia come poteva essere importante. Cioè, una casa famiglia che dentro di sé ha 15 ragazzi che vengono, chi dall'Afghanistan, chi dal Pakistan, chi dall'India, chi dalla Turchia, chi dal Marocco, è un microcosmo enorme, cioè ristrettissimo ma enorme, di storie di vita, di storie dei paesi da cui provengono, nonché del sistema Italia, che non riesce ad accogliere, se non tramite lo sforzo di queste persone che lavorano dentro la casa famiglia, di dare assistenza a ragazzi di questo tipo. E lì ci vuole riflessione, cioè per capire che dentro quel microcosmo c'è una storia allargata che diventa una storia per tutti. Dà valore al tuo lavoro, dà valore alla tua professione, a te come autore.
Contando poi tra l'altro che funziona così, contando poi tra l'altro che è quello che adesso è richiesto al reporter per crearsi appunto la struttura, la credibilità, per poi prendere invece quell'altro tipo di lavoro che ti diceva lui, che vi diceva lui, che è invece quello dell'assignment, no? Dell'assegnato, che è quello a cui poi tutti un po' aspiriamo. Per quale motivo? Perché sempre di meno, ripeto col contagocce, però vai 3 giorni a Messina a fare quei 2 magistrati, questi sono i soldi, ti è. Allora è ovvio che per il reporter oggi quello è una mano santa, nel senso che sai che se riesci a fartene entrare 2 al mese sono quelli che ti permettono poi di mettere quei, non so, X euro da parte che ti permettono poi di andare 2 mesi al confine fra Grecia e Turchia a fare il tuo progetto. Quindi le due cose devono correre di par passo, sì. Indubbiamente, e mi riallaccio ad Alessandro e a stamattina, la progettualità è oggi più che mai è richiesta, cioè fa veramente la differenza fra chi lavora e chi non lavora nell'approfondimento. E ripeto, portfogli che arrivano palesemente di foto, non dico delle vacanze, ma foto X varie, una colori, una in bianco e nero, una così, una casana, una non formata, una un'altra, con testo appiccicato sopra. Ah no, ma io ho voluto parlare della condizione dei giovani oggi a Roma. No. Cioè, tenete sempre in mente che dall'altra parte non avete dei benemeriti pirla. Tra l'altro, uno può piacere un po' di più, può piacere un po' di meno, può essere più o meno formato, però voglio dire, si parla di professionisti, soprattutto nei giornali, che ne hanno mangiate di foto, perché è altra cosa che vedo spesso nei ragazzi che approcciano più giovani, vanno in redazione un po' con spocchia, prosopopea, appunto, quello dicevamo stamattina. No, ma a me mi piace così, a me mi piace così, a un editor, a un'agenzia, non convince sotto nessun punto di vista, questo è ovvio. Quindi la progettualità è del motivo per il quale, per esempio, tanta gente si annoia di fotografare. Penso, qui fotografiamo tutti, suppongo, no? Tutti avranno passato il momento in cui domenica che bello c'è il sole, esco, vado a fotografare e poi non vado. Trovo scuse, rinfo, le cose, no? E non sei andato a fotografare. Perché? Perché ti stai rompendo le palle di fotografare senza un progetto. Ma è così. Allora, lì o uno fa lo scarto, è vero o no? Vedo che uno o fa lo scarto e indigna e capisce che deve progettualizzare qualcosa, o smette di fotografare e comincia a fare, non so, il deltaplano, che va benissimo, non è un problema. Il deltaplano non paga. No, il deltaplano non paga, no. Le immersioni, nemmeno quello. E, comunque è davvero così, infatti uno dei consigli che diamo sempre è proprio quello, cioè, all'inizio può sembrare frustrante, io me ne rendo conto, uno che arriva comunque si è fatto, o meglio crede di essersi fatto il culo aver messo in piedi un portfolio, poi in realtà vai a vedere, non se l'è manco fatto tanto, se vogliamo dirla tutta, però comunque ci ha dedicato del tempo, delle energie in maniera forse un po' superficiale, ma non lo capisce, viene, ti presenta sta cosa e tu gli dici: guarda, questo è buono, questo fa cagare, questo non c'entra nulla, lavoraci ancora, ah, te lo riporto domani. No, me lo devi riportare fra un anno. Cos'è successo? È caduto qualcuno? No, me lo devi riportare fra un anno. Ma come fra un anno? Eh già, è così. Ora, ed inserirsi in questo meccanismo qua è difficile, è faticoso, parliamo fra amici, avere 2 soldini da parte aiuta, soprattutto all'inizio, nel senso che all'inizio l'investimento, oltre attrezzatura, deve esserci, no? Anche di tempo e di produzione di storie, e progettualizzare e poi cominciare a girare le redazioni, come si fa una volta che uno ha 2 progetti vagamente chiusi su una storia notiziabile, poi parliamo di che cos'è notiziabile, in cui già si riconosce una sua autorialità, una sua mano, ma non perché l'ha deciso lui, ma perché ha fatto la trafila di cui parlavamo stamattina, si è fatto letture e portfolio come se piovesse, ha rivisto l'editing 30 volte, ha cambiato la post-produzione, fa una presentazione, porti 2 lavori così autoprodotti in una redazione e comincia a farti vedere, comincia a dire: io faccio questo, questo, quest'altro, e speri che la redazione se lo compri. Il grosso scalino da superare, mi sentite? Sì. Il grosso scalino da superare è la prima pubblicazione. Solitamente se uno fa la prima pubblicazione, che sia una pubblicazione un po' sostanziosa, non una foto sul Gazzettino di Parma, un magazine un po', con tutto rispetto al Gazzettino di Parma, e poi la strada diventa un po' in discesa più o meno, cioè perché gli addetti ai lavori, il nostro è un cerchio abbastanza ristretto, cioè noi fra le agenzie ci conosciamo tutti, i reporter li conosciamo tutti, i foto editor li conosciamo tutti. Il giro è quello, il circolo è quello, può stare a Milano, può stare a Roma, può stare a Napoli, ma è quello. Si parla fra di noi, si conosce, si vede il giornale. A noi ci è capitato molte volte di segnalare della... Aspetta, no, chiudo. E quindi vedi che ne so, Marco, non so. Ma com'è?
Pachi. Pachi ha pubblicato quella cosa su Espresso e dici, mazza, bravo sto Pachi, oh, vieni un po'. Allora comincia a seguire il suo blog, non so, comincia a vedere il suo sito. Le agenzie fanno anche questo, fanno, tra virgolette, scouting. Sei tu. Io paura mi esploda, sta a fare in mano, sembra una bomba a mano. E, di contro, appunto, spesso e volentieri, giustamente, ripeto, ci arrivano portfogli, che è sacrosanto che voi, chi lo vuol fare, mandino portfogli all'agenzia, ma tendenzialmente non è quello il percorso, cioè sono le agenzie che fanno scouting e vedono, poi sono interessate a vedere cosa c'è in giro, perché magari, anzi senza dubbio c'è sfuggito qualcosa, però indubbiamente il fatto che tu abbia fatto quel concorso e l'abbia vinto, tu abbia fatto quel lavoro che è stato pubblicato 3 volte, tu hai fatto anche dell'estero, delle cose, per noi indubbiamente un valore aggiunto, ma non perché ce la dobbiamo squattare in giro, io pubblico qua, pubblico là, no, perché hai un punto di professionalità più alto rispetto al ragazzino che viene da noi per dirci, oh, a me piace fare le foto, così, così, cos'ha questa, ripeto, foto in bianco e nero, fotocolori, una cosa, mi fate lavorare. Non funziona così, mi fate lavorare. Cioè, è tutto un percorso da seguire. No, mi è venuto in mente, no? Repubblica.it. No, che... Solo a nominarlo, fa il cortocircuito. No, la galleria fotografica di Repubblica.it. Non so se la seguite. Non solo di Repubblica.it, sì, no, sì, ma anche quotidiani italiani. Di contenitori generalisti, no? Vabbè. Attento a quello che dici. Sì, infatti. No, vabbè, ci sono lì delle scelte editoriali che puntano alla vendita, cioè al click. Al click, che porta inserzionisti, che porta tantissimi fotografi agli inizi. Oh, ma io ho fatto la galleria su Repubblica.it. Cioè, a volte diventa controproducente dire cosa hai fatto. Per esempio, ieri parlavamo... Di un fotografo che ha fotografato una persona legata a un evento tragico che si approfittava dell'evento tragico per pubblicizzare un suo prodotto, no? Un suo prodotto. Lì subentra, come posso dire, la qualità anche là di quel che fai. Non sto giudicando che quel fotografo sia stato chiamato da quel giornale per fare quel lavoro, però di contro, come posso dire, devi avere anche una tua produzione che ti riscatta, se ti devi riscattare, se qualcuno vuole giudicarti, non so come dire. Quindi come lo fai? Lo fai conoscendo questo mestiere, conoscendo i prodotti che vengono messi dentro i giornali, che tipo di prodotti fanno e come li utilizzano, perché a noi è capitato di pubblicare delle foto dentro i giornali utilizzate in maniera completamente opposta rispetto a come li avevamo pensate. Però lì sta a te, professionista, che ti devi tutelare. Sì. No, per esempio, non mi ricordo dov'era, forse... Ah, sempre Repubblica.it, forse era il blog di Smart Jassy che mi capita di leggere, e aveva scritto questo post in cui, stuzzicato da un fotografo amatoriale, insomma, che voleva diventare un professionista, a cui sono state rubate delle immagini dalla sua pagina Flickr, o non mi ricordo, e qui sono state rubate per essere messe in Repubblica.it, non mi ricordo in che, comunque in un giornale a tiratura nazionale, cioè a visibilità nazionale. E questo gridava lo scandalo, giustamente, diceva, ma come? Ma io ho messo le mie foto e mi vengono rubate, che è vero, da un giornale che le usa per chiamare inserzionisti, per fare il click, chiamare inserzionisti e di conseguenza fare cassa. Perché io non devo... Non è giusto, insomma, diceva. Sì, non è giusto, però l'occasione fa l'uomo ladro, tu sei un po' pollo. Questo era il sunto della discussione che è venuto fuori dal blog. Sì, altissimo. Riassumo con termini tecnici. Quindi, come posso dire, fare questa professione significa sapere come dar visibilità al tuo lavoro, ma non farti derubare il tuo lavoro stesso, no? Cioè, quindi, se ognuno di noi ha una pagina internet, un Flickr, via dicendo, deve conoscere i modi che ti permettono di non farti rubare, il tuo lavoro, soprattutto se fai e copri eventi come quelli di news, per cui i giornali hanno...
estremo bisogno di immagini, no? Quindi è molto facile che le tue foto vengano trovate, soprattutto se tu, pensando di fare un favore a te stesso, inserisci quella fotografia con 1000 tag e riferimenti, no? Scrivi manifestazione, scontri Roma, incendio, tafferugli, quello che è, in italiano e in inglese, da una parte dai più visibilità, però dall'altra attiri i pesci che ti possono rubare il tuo lavoro. Quindi fare questa professione significa saper come farla e nel mondo in cui viviamo ci ritroviamo a farla, a conoscere i modi perché non se ne approfitti, no? Come si dice? Vabbè, è questo. Volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo, vabbè, appunto. Passo la parola. Sì, no, assolutamente. Però io... ecco cosa volevo dire. Ecco. No, dicevo, siccome ci siamo messi in cerchio per fare condivisione, alla fine stiamo parlando, potevamo lasciare le sedie com'era. No, qualcuno invece, che ne so, ha delle domande da fare, oppure, visto quello che è stato detto sia adesso, mi viene in mente una domanda, qualcuno ha un progetto, no? Ha un'idea, ha un'intenzione che vorrebbe condividere con tutti per capire, perché poi da lì si inizia, no? Per fare un lavoro. C'ho quest'idea, come diceva Pietro, la voglio far così, c'è qualcuno che ha... No. Tu? Sì. Vuoi condividercela? Condividerla con noi? Oggi con... Io però ho bisogno d'acqua. Sono ormai 3 anni che sto portando avanti questo progetto sulle tradizioni popolari nel Salento. Sulle? Tradizioni popolari. Praticamente religiose più che altro. Sto cercando di, attraverso la fotografia, di estrapolare un po' il cambiamento, se c'è stato. Generalmente le tradizioni popolari, specialmente nel Salento, ci sono alcuni punti che non sono cambiati, quindi si sono susseguiti nel corso degli anni. Però ci sono molte cose che un po' sono cambiate, però poi c'è, diciamo, il vecchio e il moderno, no? Trovi in queste tradizioni. E quindi sto cercando di farmi un po' in giro nel Salento per fotografare più che altro quelli più blasonati, le feste più blasonate. E niente, sono 3 anni che sto facendo questo lavoro. Esattamente, perfetto. Penso, la tua domanda sia, lo continuo, non lo continuo, lo faccio, non lo faccio a chi interessa? Penso. Tu lo continui, questo è già un'ottima cosa. Cioè, siccome ci ho investito un po' di tempo, sto cercando di trovare, come avete detto voi, la conclusione. Sì, ecco. Che fondamentalmente secondo me è la cosa più importante. Sì. Iniziare un progetto generalmente è semplice. Il problema è finirlo. Come? Sì, sì. E dargli Guarda, sono come le rivoluzioni, no? Ci sta un attimo a iniziarle e poi finirle, è un attimo un problema, lo so, problema comunissimo e diffusissimo. E da qui, tra l'altro, il gruppo, come ti può aiutare? Nascono tantissimi collettivi, no? Ve ne sarete accorti, no? Evidentemente se nascono questi collettivi, un po' di autotutela e un po' tanto di confronto, no? Un progetto si esaurisce, allora, ci sono progetti, distinguiamo. Se voglio fare un progetto su... Non è vero in assoluto, ma per capirci, se voglio fare un progetto sull'ultimo artigiano, prego, l'ultimo artigiano che costruisce gondole a Venezia, posso anche fotografarlo per 10 anni, per carità, diventerà un progetto grossissimo sulla storia dell'artigianato a Venezia che cambia. Però 90 su 100 è un lavoro, se sono uno un po' manico, un po' bravo, ho acquisito la tecnica per dimenticarla, quindi riesco a gestirmela un po'. Quanto posso fotografarlo sto artigiano che lavora sulle gondole? Una volta ho fatto la foto all'alba della gondola, una volta ho fatto la mano di lui nodosa che lavora che lavora il legno, no? Ci sono storie e storie. Quello che dici tu indubbiamente già così a naso odora di lungo progetto a lungo termine, ed è, ti dicevo, un ottimo assist per dire proprio questo. Quando vi parlavo di portare progetti in redazione, è proprio questo: se uno riesce a avere già un paio di cose del genere che magari non sono notiziabili, ovvero, grazie caro, non sono, sì, non sono cose che magari interessano a una redazione o a nessuna redazione, non lo so, poi se vuoi ne parliamo, però
e la mia palestra, per quello che dicevo magari ci vuole un po' di disponibilità all'inizio, la mia palestra con la quale mi faccio le ossa. E fondamentalmente ti dico magari, guarda, lo so che questo lavoro l'hanno già fatto in 300, però io te lo racconto così e te lo presento così e ci riallacciamo a quello che ha detto oggi, stamattina, che ha detto delle cose molto importanti. Detto questo, uno cosa può fare? Vai. Era un'idea che era nata vedendo un lavoro di Shannon. Certo, immagino. Assolutamente. Esattamente. E, diciamo, vedendo le sue foto, distanze degli anni hanno un significato, no? Progetto mio magari a distanza degli anni può assumere un significato. Ripeto, se fai tutto, secondo me non per sminuire il tuo lavoro, ma se fai quel percorso lì che dicevamo, quel percorso di pensiero, di ricerca, di approfondimento, di attenzione. Non era un progetto nel senso che ha, come dire, se viene pubblicato in tempo, no? Una gratificazione di più. Certo. Però diciamo era il valore documentale. Sì. Bene o male che sia, esattamente. Lo provo a interpretare. Sì. Poi a distanza di anni, se comunica qualcosa, allora forse sono riuscito a... Assolutamente. No, ma infatti, noi, ripeto, noi possiamo parlare di quello che è il nostro mestiere, noi quindi abbiamo quei riferimenti lì. Partecipiamo, per esempio, a festival, a concorsi, no? Quindi già potrei dirti, se anche non se lo compra un giornale, sti cazzi, può essere il lavoro, come si dice in Francia, può essere il lavoro che ti fa vincere però quel premio, perché in quella giuria c'è quel giurato sensibile a quel lavoro che capisce che cazzo, quel lavoro sulle tradizioni italiane è fatto della Madonna. E vi posso fare una marea di esempi. Conoscete la Darcy Padilla? L'avete mai vista la fotografa Darcy Padilla? Il progetto si chiama Julie's Project, non so se lo conoscete, se l'avete mai visto. Un lavoro della Madonna, una delle cose secondo me più belle prodotte negli ultimi 30 anni almeno nel mondo. Lei è 10 anni e adesso di più che segue questa Julie, questa ragazza tossicomane nella New York degli anni 90. Se volete, è una storiella, non fraintendetemi, nel senso, una tossica a New York. Ok, ne saranno state fatte di foto di tossici a New Yorker. Eccola, che la progettualità, come dici tu, questa, guardate, la fotografa che è da leccarsi dietro l'orecchio, veramente bravissima. In 10 anni di lavoro, eccola che ha creato un documento enorme. E non c'è una. E ovviamente parliamo anche di numeri. Sul numero, anche indubbiamente, tu guardi le 40 foto, 50 foto quando sono, non ce n'è una che dici: sì, vabbè, però il grigio medio lì, però la luce estica. Manco lo vedi. Vedi delle foto e dici: cioè, nel senso, pazza, il grigio e lo sta continuando. Sì, 25 anni, 20 anni di lavoro. Eh sì, lei ci ha lavorato sopra 10 anni e lo sta continuando coi figli, perché Giulia nel frattempo è morta. Quindi sta seguendo addirittura i figli. Questo per dire che cosa? Che quello è il progetto che lei l'ha celebrata, ha vinto il Visa d'Oro a Perpignan, ha vinto tutto, quello c'era da vincere. Ma io suppongo che la signora Darcy non campi con quel lavoro lì, nel senso è quello che le fa entrare tutto il resto. Cioè, cazzo, devo fare un commissionato, un ritratto a Bruce Springsteen, mazza, chiamiamo Darcy Padilla, ok? Cioè, sono, ripeto, due cose che viaggiano. Infatti la cosa... E ripeto, la progettualità, quello che diceva Alessandro, ripeto, è assolutamente importante. Cioè, ormai se uno vuole fare questo lavoro qua è difficile che va in giro, scatti la domenica, poi hai fatto la foto della fontanella, hai fatto la foto della foglia, hai fatto la ragnatela contro luce, o sbaglio, più o meno, avete capito, no? Ho fatto il gattino, ho fatto mio nipote 30 volte... Okay, e poi però lì si esaurisce. Invece seguire una cosa, e possono essere anche più di uno per volta, tra l'altro, cioè non vi spaventate, cioè potete switchare il cervello, anzi sto seguendo le tradizioni popolari, però ho anche trovato sta storia della Madonna a Brindisi, le fai tutte e due, all'inizio soprattutto se non ti entrano soldi devi faticare, perché devi proprio, cioè ogni attimo che hai libero devi andare lì e lavorare. E spesso e volentieri, questo ve l'avranno già detto, il problema, lo dicevamo prima, sono i contatti. Cioè, per fare le gang di strada alla stazione Termini di ragazzi filippini, ci devi andare 4 mesi tutti i giorni, o quasi, per cominciare a sapere che lui si chiama Paco e alla fine ti fa, bella frate, per fare il primo scatto. E tu dopo un mese riesci a tirar fuori la foto. Dopo la prima foto, 90 su 100, 3 giorni dopo tu stai a fare le foto di loro che pippano, pistole, cazzi e mazzi. Però intanto sei stato 4 mesi lì, magari pigliarti anche vaffanculo, però poi ti pigliano per una guardia, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, che poi...
ricollegandomi a quello che dice al progetto di Darcy Padiglia, purtroppo non c'è, la facciamo vedere. La progettualità nasce anche sul campo, cosa importantissima. Cioè non, progetto sulle tradizioni. Hai detto, ce ne sono 300 di persone che come me in questo momento lo stanno facendo, figurati quelli che l'hanno già fatto, quanta roba c'è. Uno, guardare già tutto quello che è stato fatto, tutto quello che riesce a trovare, come è stato usato. Cioè, se la foto delle tradizioni serve alla Regione Puglia, assessorato al turismo per fare la foto, no? Da appendere all'ingresso dell'aeroporto, piuttosto che altre cose, insomma, altri utilizzi. Lì devi scegliere la tua chiave di lettura. Quindi, sto facendo un lavoro sulle tradizioni della Puglia perché, e lì stringi, e lì a me, già semplicemente parlandomene, mi indirizzi, mi fai capire come le stai trattando. Quindi, il cambiamento che c'è nelle tradizioni popolari è già restringere il campo. Ecco la chiave di lettura che mi fa dire, ok, ti chiami? Ecco, tutte queste cose qua creano questo assottigliamento su quel che stai trattando. E poi, come diceva giustamente Peo, il giornale non deve essere il fine ultimo. Lo sconsiglierei pure, nel senso che ci sono tantissimi fotografi che vendono le foto ai giornali e non guardano più le pubblicazioni, perché gli fanno un editing che non gli piace, gli scelgono le foto del suo lavoro che erano le peggiori, non le avrebbe mai scelte. Che ha messo però perché magari quel giornale, quella foto lì impaginata col titolo ci sta bene, piuttosto che quel giornale non mette foto, non usa foto forti, ma tratta magari temi forti, ma iconograficamente soft e via dicendo, quindi di conseguenza. Quindi il giornale non deve essere il fine ultimo. Io lo sconsiglio, cioè quasi lo sconsiglio. Se vuoi fare un progetto tuo, se vuoi fare un progetto a lungo termine, se c'è una ricerca dietro, perché il giornale da una parte usa e banalizza, sempre, non sto dicendo che è sempre così, però lo fa. L'editoria serve a vendere e di conseguenza non può trattare certi temi, non può metterci, insomma, un discorso risaputo. La progettualità, dicevo, nasce sul campo. Darcy Padiglia e il Julie Project nasce mentre Darcy Padiglia seguiva un'associazione che si occupava di tossicodipendenti e via dicendo, in un quartiere di New York, non so se era Harlem o Brooklyn, non mi ricordo. Conosce Julie e identifica in quella persona un caso universale. Madre con problemi psichici, con figli, entra e esce da una storia complicata, vive in un quartiere particolare e, come posso dire, indagando lì sul campo, scopre questa storia. E ho riassunto, magari questa conclusione l'ha avuta dopo 5 mesi che seguiva Darcy, mentre seguiva mentre seguiva Julie, mentre seguiva altre persone. Quindi non diciamo nemmeno ragionare a compartimenti stagni, nemmeno dire io voglio far questo, perché, come hai detto giustamente tu, vedere come è cambiato, se è cambiato, perché magari scopri che non è cambiato. E lì c'è un lavoro di ricerca, cioè c'è un approccio etnografico, antropologico, no? In cui non parti con preconcetti, ma vuoi scoprire, vuoi conoscere e vuoi cercare di reinterpretarlo secondo la tua chiave di lettura per dargli il tuo senso. Un altro esempio, visto che l'ho citato già 2 volte, cito la terza: Pietro Masturzo va in Iran per fotografare le elezioni del 2009, lo prendono, la polizia lo prende, era come tutti gli altri fotografi partiti per l'Iran, per strada, fotografare gli scontri, sequestri, pestaggi, via dicendo. La polizia lo prende, lo minaccia, lo liberano dopo 2 o 3 giorni, non mi ricordo, dopo 2 o 3 giorni, lui spaventati, l'hanno minacciato, dicendo se ti rivediamo per strada, ti ributtiamo dentro, buttiamo la chiave. Quindi lui, molto intimorito da questo evento, non sa che fare, vado, non vado, voglio rimanere, eccetera, eccetera, rimane, diciamo, dentro le case degli abitanti di Teheran e un giorno inizia a sentire all'Akbar l'urlo nella notte, no? che caratterizza
la protesta, eccetera, con un valore storico perché è legato alla protesta di Khomeini e via dicendo. Un lavoro. Sale sui tetti insieme a queste persone che salgono sui tetti dei palazzi e urlano questa Akbar, che diventa il simbolo invisibile di questa protesta contro il potere. Non avrebbe mai pensato di trattarla così, però lui, questa è la cosa che dice sempre, quando sono salito sul tetto e quando ho sentito quell'urlo, che non vedevo da dove provenisse, lì ho capito di essere al centro della storia, ma non della storia in sé, della storia allargata. E quindi è riuscito a capirla perché? Perché aveva occhi, orecchi, cuore, stomaco aperti per rendersi conto che stava al centro del mondo, come ce ne sono tantissimi centri del mondo, stava in un centro del mondo in quel momento. E l'ha trattato quella storia in maniera intuitiva, personale, coerente, e ne ha fatto un lavoro che ha portato tantissimo al fotogiornalismo. Cioè un lavoro che nel WordPress Photo, di cui ancora si parla, è stato un outsider da una parte, perché non era nell'estetica classica del fotogiornalismo di reportage, però ha unito l'evento di cronaca a un'interpretazione strapersonale, interpretazione anche estetica, strapersonale, che ne ha fatto un lavoro di autoriale, di grande attualità. Quindi se poi stringe ancora il campo, poi bisogna vedere le foto, sarebbe interessante vedere le foto per poter dire, ma guarda, come correggere, come no. Però progettualità significa anche questo, essere pronti a cambiare il progetto che... No, infatti sembra una contraddizione in termini, ma è assolutamente così. Infatti, a proposito di Iran, no? Adesso Pietro di nuovo lì, gli ha ridato un visto, infatti siamo tutti un po' preoccupati in questi giorni, questa cosa qui, gli ha ridato un visto turistico, due passaporti. Beh, ve lo dico perché non è nulla di segreto, cioè ve lo racconterebbe anche Pietro. Quello che l'ha bloccato fino alla fine non è tanto una questione economica o meno, era proprio la progettualità. Io non sono di Napoli, non so se andare o non andare perché non ho la storia. Cioè, lui da qui, perché sta lavorando, lui adesso vive a Ramallah, sta lavorando su un'altra cosa, non ha avuto quel tempo, quella lucidità, quella freddezza, quella calma. Sì, scusami, quella calma, sì, fa differenza, per cercarsi qualcosa sull'Iran. Però dice, cazzo, mi hanno dato il visto turistico, un miracolo, perché poi è noto, voglio dire, in Iran lui. E alla fine ha deciso di partire rischiandosi, ma non tanto sull'essere arrestato, eccetera, eccetera, rischiandosi ad andare lì, tornare a casa e non aver trovato una storia da fare. E lì è molto, secondo me, da quello lui è molto partenopeo, cioè improvvisazione, è uno che arriva lì e se la trova la storia. Ed è tanto mestiere questo, Cioè, veramente in Iran, durante la rivoluzione, durante le elezioni, penso ci fossero almeno un migliaio di colleghi in strada, non picchiati dalla polizia, non fermati, che quindi potevano salire sui tetti a loro volta, e che erano concentrati a guardare la strada. Lui questa combinazione di cose, però la sensibilità di switchare, puff, trovare la chiave di lettura giusta al momento giusto. Ed è una cazzo di foto che ti cambia la vita, perché poi cioè, da quel momento lì sei consacrato in un certo modo. È un'arma a doppio taglio, perché poi tutti ti guardano così, dicono, mo adesso che fai? Cioè, come tutto. Del fotogiornalismo e mo e mo c'è di stare lì, perché comunque sono responsabilità, la notorietà porta anche la responsabilità. Sì, difatti non è un mestiere in cui ci si può adagiare, no? I fotografi fanno come fanno mo, capita che fanno delle parabole, insomma, di notorietà, sì. E poi tendono a scendere, perché è un mestiere in cui ci vuole gamba anche, cioè ci vuole molta gamba, se non sai reinterpretarti. Sono fotografi che decidono di smettere di fare questo lavoro perché non ce la fanno più, non solo fisicamente, non ce la fanno nemmeno emotivamente. Che differenza... No. L'ho fatto io. Tengo io. Dico, che differenza c'è tra lavorare da solo e lavorare in agenzia? Cioè, se il fotografo si deve fare i contatti, si deve costruire tutto praticamente, dall'inizio alla fine... e poi anche proporsi anche molte volte con il magazine. Allora l'agenzia che cosa ti dà una mano? In Italia tutto
Per esempio ti toglie tutta quella parte, o dovrebbe farlo, almeno noi ci proviamo, mi sembra abbastanza bene, ti toglie tutta quella parte di relazione con il magazine, di contatti, perché non è che si alza il telefono e arrivi nella redazione, non è così, cioè culo un secchio arrivare a creare un contatto e mantenerlo, è un lavoro di pubbliche relazioni, non c'entra nulla con la fotografia, quindi già ti toglie quello, poi ti dà una struttura alle spalle, come può essere un sito, un archivio che funziona, la possibilità degli editor, cioè tutti i servizi che può dare un'agenzia, ti servono le basse risoluzioni col watermark per fare l'impaginato, tutte cose che il fotografo da solo non ha la forza di fare, spesso e volentieri, e non ne ha nemmeno la voglia, perché preferisce lasciare una stecca, diciamo, un feed agenzia, una percentuale, ad altra gente che gli smazzi tutte quelle rogne lì. In più, se, toccando ferro, tutto quello che pare, se Pietro Masturzo domani ha un problema in Iran, chi sono i primi che si muovono? No? Cioè, hai una struttura alle spalle, cioè ambasciata, e un minuto dopo siamo lì, cioè, capite cosa voglio dire? E in più, da noi, ma questo posso parlare della mia esperienza, non posso parlare per colleghi, che ne so, Contrasto, altre agenzie più grosse anche di noi, hanno le riunioni di redazione che facciamo noi, in cui portano i lavori e ci si confronta, perché il discorso dell'editing e di far lettura a portfolio, che facevamo stamattina, è veramente fondamentale. Cioè, uno torna con un lavoro, lo guarda e dice, no, cazzo, ho sbagliato tutto, non ci sta la foto, non c'è la storia, e calla, lo guarda Alessandro, o lo guarda un altro fotografo, guarda, o lo si guarda tutti insieme, cosa spesso facciamo, ma come cazzo non c'è lavoro? Guarda questo, guarda questo, guarda questo, e ti si apre un mondo. Oppure, spessissimo, infatti in genere un primo editing si fa a metà del lavoro, quando uno capisce di aver già un po' di materiale, ci chiamano proprio, oh, vorrei farti vedere questo lavoro che sto facendo su la seconda generazione di immigrati in Italia. Hai tempo, ci si mette intorno a un tavolo e dici, guarda che qui c'è il punto di forza, questa è la storia, questa è la riflessione da fare, questa è la chiave di lettura. Spesso e volentieri il fotografo non ci riesce a farlo da solo, non perché sia stupido, ma perché è coinvolto, tutto lì. È lo stesso motivo per cui facciamo le foto ai tramonti, che meraviglia, poi la fai vedere un altro, dice mazza zozzeria sta foto, per te è bellissima perché tu eri lì con la musichetta reggae di sottofondo, con la tua fidanzata, ti eri bevuto due birrette, che tramonto, cade la foglia quando ne ha voglia, clic, poi la fai vedere, fa cagare. Succede esattamente la stessa cosa, uno è coinvolto emotivamente, arriva, non capisce, invece tu gli dici, cazzo, guarda che questa è una fotona, guarda che questa con questa, e lì il lavoro che facciamo noi è l'editor fondamentalmente, no? E guarda, sempre Masturzo, stiamo parlando di lui, da Ramalla ci ha mandato delle cose per un concorso, ecco, per esempio, Ramalla le connessioni non è che vanno tanto bene, tutti i concorsi ce li smazziamo io e lui, per dire, no? Cioè, servizi d'appoggio. E manda ste 40 foto e dice, ma io non so, boh, non ci sono. Cazzo, un lavoro, cioè, almeno 3 foto da Madonna, no? Allora lì dice, guarda che Pietro, cioè, c'è questo, cioè, dici sì, ma lavora più su questo, eccetera, eccetera. Sì, eccetera. Fondamentalmente i fotografi, poi... scusami, chiudo, i professionisti freelance, non sapete quanto ci chiedano questo, cioè, la prima richiesta che non ci fanno è, no, ma io lavoro, no, ma io pubblico, no, ma... E noi già tra l'altro ti conosciamo, sappiamo chi sei. Però, cazzo, NOF mi piace perché c'è il confronto. Perché il fotografo ha bisogno di questo maledetto confronto. È giustissimo. E se non lo trova magari nella lettura portfolio, cosa? Le agenzie dovrebbero, a mio parere, dar quello. E noi ci proviamo, ecco. Sì. Poi noi siamo un'agenzia piccola. Piccola, giovane nel senso nati da poco. Quindi, come posso dire, non possiamo concorrere con le altre agenzie, cioè le altre agenzie offrono dei servizi che noi non possiamo offrire. Cioè, offriamo gli stessi servizi ma in scala forse ridotta per certe cose, per altre invece no. Sempre per il discorso di differenziazione, no? Cioè se hai bisogno di cercare un collaboratore che lavori per te, quindi un fotografo che lavora per te, devi stuzzicarlo in un modo diverso rispetto a come lo stuzzicano le altre agenzie. Quindi il gruppo è una cosa, cioè, il fotografo ha disperato bisogno di confronto, proprio disperato, come diceva Pietro, torni con queste foto, sei troppo coinvolto dall'esperienza di fare la foto e non riesci ad andare dall'altra parte, di vedere le tue foto. Io non so se sia una leggenda o meno, e non funziona più questo. Vabbè, Kudelka che, sentite? Kudelka che imbustava le sue foto e ci metteva sopra la... Ci sono, e ci metteva sopra la data di 25 anni dopo. Io non so se è una leggenda o no, ma non, ci sta. 7 anni.
visto che era arrivato fino a 25 anni, cioè non ci sarò più. Cioè lui prendeva i negativi, li sviluppava, li mette dentro delle cassette e scrive da vedere il 7 luglio 2022. In maniera tale da creare quella distanza dal fotografo a chi guarda quelle fotografie. Sì. C'è chi riesce a farlo istantaneamente. Sì. Goldberg o altri lo fanno in maniera molto... Oppure hanno già bene in chiaro in testa che cosa devono produrre per poter arrivare a quel che vogliono dire. No? Comunque, tornando all'agenzia, dicevo il confronto è una necessità molto molto forte. Però di contro, ecco, noi non siamo un'agenzia che fa i grandi numeri, nel senso che come archivio, anche solo come archivio, cioè come numero di immagini, ne abbiamo molto meno rispetto a Contrasto, che è l'agenzia, diciamo, italiana più nota e più grande adesso. Cioè Contrasto c'ha i suoi fotografi, che sono tanti, anche loro fanno di tutto, cioè fanno fotogiornalismo, fanno sino al corporate, e in più distribuiscono anche altre agenzie in Italia, quindi c'hanno NUR, c'hanno, cosa c'hanno? Reuters, vabbè, i grandi agglomerati, i grandi Reuters, cosa c'hanno poi? Ne hanno un sacco, insomma, quindi è un bacino, cioè un archivio di fotografie a cui i giornali attingono tantissimo. Invece noi costruiamo poco, speriamo di crescere sempre più anche come archivio, e lo facciamo di qualità riconoscibile e via dicendo. Quindi questo da una parte ai clienti, cioè alle redazioni, piace. Quindi offriamo anche questo. E lo facciamo secondo il nostro modo di fare. Cioè Alessandro Toscano e Pietro Vertami hanno il loro modo di andare per le redazioni, di avere a che fare, no? E le redazioni ti dicono, ah ma sì, ma voi siete diversi, non come quelli che per cercarli, per trovarli, bisogna cercarli 3 ore e via dicendo, no? Cioè da una parte siamo più piccoli ma siamo più veloci perché siamo più piccoli, perché siamo snelli e via dicendo. Poi cosa offriamo al fotografo? Vabbè, il sito è stato detto, offriamo veramente tutto quel che un fotografo ci chiede, noi cerchiamo sempre di darlo. Sì, e poi scopriamo cose nuove sempre di più e via dicendo. Qualche altra domanda sull'agenzia, così, perché poi le cose sono talmente tante che... come si ha? Chi siamo? Diciamo così, chi siamo? Ecco, vabbè. Certo, aspetta. No, c'è bisogno. No, devi prendere il microfono. Non è specifica sull'agenzia, però mi serve per capire come ragionate come agenzia. Siccome abbiamo parlato di portfolio, di editing... Vorrei sapere cosa ne pensate della fotografia che ha vinto il WordPress Photo. Di quest'anno? Esattamente, quella in Siria. Il WordPress Photo è, come posso dire, è molto politico, come molti concorsi di fotogiornalismo. Vabbè, conoscete tutti il WordPress Photo, no? È uno dei premi di fotogiornalismo più ambiti. Quest'anno ha vinto la fotografia di questi due bambini morti durante i bombardamenti israeliani, portati... L'avete vista? Ok. Che dire, ma io mi sono completamente distaccato da tutte le polemiche che sono state fatte sul post-prodotto, non post-prodotto, come post-prodotto, quanto è post-prodotto. Perché a parer mio lascio nel... Sì, ma sul come e sul quanto, ma io sono stato... tendo a prendere molto la distanza da questo, perché è molto, cioè un discorso molto sterile, è arrivato ad essere un discorso molto sterile, adesso, a 15 anni dall'avvento del digitale. Per me, è il mio parere personale, è diventato molto sterile perché la post-produzione, no? Non ha, come posso dire, non ha dei limiti, o meglio, non ancora almeno, insomma, per ora. Dove inizia e dove finisce la post-produzione? Cioè, dove inizia ciò che ha messo e dove finisce ciò che non ha messo? Però c'è una cosa fondamentale, che secondo me è molto importante, che non mi ricordo dove se ne è parlato, eccetera, eccetera, è il patto di credibilità che tu, fotografo, hai. C'è un patto di credibilità e di onestà e di rispetto che secondo me esiste tra chi fa la fotografia e chi la fruisce, no?
In che senso? C'è stato un fotografo italiano che ha vinto un premio. Ha vinto un premio, dopo mesi gli è stato chiesto di fornire il file originale. Era Cocco, quello delle quattro donne. Ecco. Eh? Francesco, non Giovanni, Francesco. Quattro, ed era una foto di quattro donne in Afghanistan, mi pare. O in Pakistan, col burka. Ah sì, su quello? Ah. C'erano quattro donne prese da una macchina in corsa, mi pare. No, o camminando. Lui si è trovato a fotografare questa stessa donna in quattro momenti diversi e poi ha presentato al concorso una foto, un collage di queste quattro donne col burka. Cioè lui ha fatto una sorta di stop motion chiusa in uno scatto solo, cioè la stessa donna fotografata da una macchina in corsa, cioè gli stava passando a fianco, lei passava. Lui era passato in macchina, poi comunque è tornato, è sceso, okay. L'ha fotografata comunque in diversi momenti. Okay. Quindi queste quattro donne in realtà erano una, no? C'era il bianco e il nero, c'era il contrastato, c'era l'ombra ricreata, l'ombra accentuata, doppio, c'era l'ombra accentuata e via dicendo. Cioè degli stilemi che fanno parte della fotografia contemporanea, no? Hanno sempre fatto parte della fotografia, da quando Stiglitz muoveva l'orientamento degli occhi dei suoi di soggetti fotografati attraverso la camera oscura, cioè la post-produzione è sempre stata fatta. Però, aspetta, concludo, però quella foto lì, secondo me, interrompe il patto di credibilità e di fiducia che esiste tra me e te. Cioè, io ti sto, in quel senso, mentendo visivamente. Lui si è giustificato dicendo, no, ma è quella io l'immagine che quando sono tornato a casa a Milano, a Roma, è rimasta dentro di me, quindi, diciamo, l'ho ricostruita. Sì, non è una giustificazione per me plausibile nel momento in cui io, che vedo quella foto, vedo quattro donne. Poi me le puoi contrastare, me le puoi mettere in bianco e nero, me le puoi, diciamo, le puoi post-produrre in maniera alla Dragan, come si chiama, molto, molto... Quello io lo so che lo puoi fare, quello io lo so che fa parte dell'estetica della fotografia, però... Non so se mi sono spiegato, però quelle quattro donne mi stanno mentendo. Cioè hanno costruito un qualcosa che era sì dentro la tua testa, quindi una tua visione personale, che però non sono esistite. Cioè quella situazione non è esistita. Cioè nel momento in cui hai partecipato al concorso, cioè c'era un regolamento. Tra l'altro. Sì, e quello è il pretesto, però di per sé, come concettualmente... Certo, esattamente. Cioè concettualmente per me è completamente sbagliato, cioè mi stai rompendo quel patto di lealtà che esiste tra te fotografo e me lettore. Per me è un influente. No, non ha detto, credo... Beh, no, Nel senso, non, poi possiamo parlare di quella foto, hai fatto una domanda molto... Cioè, quella foto può far parlare di mille cose. Ho iniziato dicendo, io mi levo completamente da tutto quel discorso che è stato fatto sulla post-produzione più o meno marcata, com'è possibile che quel raggio di sole entrasse in un vicolo così stretto, no? La luce era alle spalle mentre sembra illuminato davanti, tutte queste cose. Dico, per me sarebbe stata la stessa cosa se quella foto fosse stato un RAW semplice, non so come dire. Lo so come il mezzo fotografico può essere spremuto, però ti dico sino a un certo punto e ti dico dove si interrompe, secondo me, quel certo punto. Quando interrompi questo patto di credibilità tra me, fotografo, e te e tuo fruttore, viceversa. E tra l'altro sì, c'è da considerare quello che diceva lei, cioè il regolamento innanzitutto. Se c'è un regolamento ci sarà un motivo. WordPress, non so se dopo quel caso, già prima, sono evitati i montaggi. Cioè devi presentare le immagini, questo è un discorso. Ma poi, questo per parlare della foto di Cocco. Per parlare di quest'altra, di quest'anno, il problema vero, e ci si arriverà, è solo questione di tempo, a mio parere, è che non ci stanno degli standard. Non ci stanno degli standard di produzione. Cioè, veramente al momento non ha limiti. Qualche anno fa, voi conoscerete Francesco Zizzo, al suo studio di ECB,
ne parlo anche qui perché penso vi potrebbero dire la stessa cosa, hanno lanciato un po' questa moda di questi cieli color piombo, vi ricordate, no? Se ne è parlato, cieli color piombo, vi ricordate? Non si riusciva più a vedere una foto, complici fotografi che poi vanno dietro le tendenze, come in tutto, e complici foto editor che, ah che figo sto cielo color piombo, e si compra la foto. Quindi tu facevi la foto a tuo nipote al parco e c'aveva il cielo color piombo, che poi ha cominciato a dire, è vero o no? Cioè, bambini di Beirut in tutto il mondo, ovviamente. E cieli cominciavano ad andare anche verso il verde a un certo punto, ehi cieli verdi, c'era. Ora, cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo. No, questo per dire che a un certo punto, ripeto, un circolo molto chiuso la fotografia, e ogni anno dopo il WordPress c'è una polemica di qualche tipo, diciamo anche che poi ci piace fare le polemiche a tutti quanti, no? Jean-François Leroy, gran capo di Perpignan, del Visa pour l'Image, festival forse più importante di fotogiornalismo al mondo, tre anni fa dice ai fotografi, avete rotto le palle con sti cieli color piombo. Da quel momento lì, lui è un autorevole, tutti hanno cominciato a dire, sì, sti cieli color piombo, c'ha anche ragione, tu palle, sti ragione, cieli color piombo, tu hai cieli color piombo. Sono spariti i cieli color piombo, è vero o no? Quindi è una questione di standardizzazione, fondamentalmente. A un certo punto ci sarà un ente, non sarà credo Onof, a dire questo è lo standard, cioè perché è difficile quantificarlo. Cosa ti devo dire? Non usare il timbro clone più di 3000 volte? Per chi conosce Photoshop, cosa ti devo dire? Il range del contrasto deve stare fra meno 20 e più 20? Che cazzo ti posso dire? La Photoshop viene usato come camera oscura per interpretare, e l'interpretazione è un'interpretazione, e sì, si porta appresso anche delle mode, fra cui questa qui. Questa di quest'anno, indubbiamente, che piace o non piace, io infatti mi preoccuperei più di andare in realtà nel merito dell'immagine proprio, no? Del carico di significato che si porta appresso, che non della forma. Sì, se dovessi dirti la mia, l'evento che sta dietro, sì, quella vittoria. Però è chiaro, guarda, ogni foto, WordPress che esce ogni anno c'è qualcosa, ma che cazzo quello, ma quello, quindi quello fa parte del gioco. Quando ci sarà una standardizzazione probabilmente ci capiremo tutti, questo non si può fare, questo si può fare. Infatti gli altri scandali, le altre discussioni sono state poi su foto in cui invece per esempio veniva manipolata la realtà. Intendiamoci, cambiare la luce sul volto di un bambino col cielo di Beirut è manipolare o non è manipolare la realtà? Per me può esserlo, per te no. Si è già arrivati invece verso degli standard di manipolazione oggettiva, cioè se tu fai la foto, ve la ricordate, c'era una foto di, mi pare di ricordare, era uno con le braccia incrociate così, che si fasciava le mani, vi ricordate qualche anno fa, che era una foto a colori che è diventata in bianco e nero, si stracontrastava. A parte che era una foto così, preso un crop così, io non dico che abbia fatto bene o male, sto dicendo che lui ha fatto quello che gli era consentito fare. Però dove è stato il problema, se ricordo bene, ma potrei dire una castroneria, che dietro le gambe si vedeva passare qualcuno, cioè spuntava. Esattamente, o c'erano due gambe, che ecco, lui ha cancellato. Allora lì il WordPress si è fatto rodere il culo, sempre in francese, scusate, e ha detto dammi il file RAW. E dice no, tu stai manipolando la realtà, non la stai interpretando, stai togliendo un elemento che c'è, e allora lì ti squalifico. E piano piano si andrà sempre più verso queste regole qua, io ne sono convinto, ma per forza di cose. Ma d'altronde, ragazzi, cioè, parliamoci molto chiaro, il 3D, qualcuno di voi conosce il 3D, no? Adesso noi parliamo di giornalismo, ma se vogliamo parlare di pubblicità, il fotografo pubblicitario esisterà sempre con la sua attrezzatura molto, io vengo dalla pubblicità tra l'altro, con la sua attrezzatura molto costosa e le sue competenze di luci e di software. Il 3D andrà a soppiantare quello. Allora, ne parlavo l'altro giorno con un amico post produttore. Io non sono d'accordo. Mio parere è personalissimo. Sì, ne abbiamo già discusso io e lui. Lui mi diceva, per fare questa campagna dovevo fare una giraffa obesa, una campagna della macchina, credo. Tu la sai fotografare una giraffa obesa? Io la so fare. Lui mi diceva, io so fare la giraffa obesa, non tu. Tu non la sai fotografare, non c'è la giraffa obesa, non esiste. Capito? Quindi ci muoviamo per quel che riguarda il digitale, il che vuol dire che in 3D lui ricostruisce una giraffa obesa che tu guardi e dici, mazza che figa la giraffa obesa, non sapevo esistessero. Dove l'hai trovata la giraffa? Ho ingrassato una giraffa. Capito? Ci muoviamo su questo territorio qua. Quindi è molto difficile dire questo sì, questo no, sì, fin quando non si creano standard. Ma io per esempio, per parlare di deontologia, no? Sposterei il discorso.
su un'altra cosa che ha detto Leroy l'anno scorso a Perpignan. Lui ha detto: noi l'anno prossimo non raccoglieremo più foto da giornali nei fronti di guerra, da fotografi nei fronti di guerra, che non abbiano alle spalle un assignment, che non abbiano alle spalle, cioè, un giornale che l'abbia mandato lì, perché dice ne sta morendo troppi, cioè c'è troppa gente, troppi fotografi inesperti, ma non bravi fotografi, inesperti, che per fare quel mestiere devono avere, a parte un pelo così, devono avere la scaltrezza, la professionalità, si sono avvicinati al fronte caldo, non è che si svegliano, voglio fare il fotografo di guerra, non ci si arriva così a fare il fotografo di guerra, cioè un avvicinamento che va fatto, no? Allora quella è secondo me un discorso che bisogna fare, ma perché? Perché dall'alto, ma inizia a marcare la differenza tra che cosa vuol dire fare fotografie e cosa vuol dire fare il fotografo. Che permette, uno, di alzare la qualità, come abbiamo detto, due, che molti fotografi non perdano tempo e magari non ci perdano manco le penne o una gamba, so come dire. Quello è un discorso che secondo me va approfondito e che è un discorso che secondo me va fatto a tutti i livelli, cioè non solo da Jean-François Leroy che lo dice ai fotogiornalisti che si ritrovano per quella settimana professionale a Perpignan, ma cioè io lo farei anche qua, cioè inizierei a riportare quel discorso qua. Quindi quando prima parlavo di investirci tempo, sapere come è stato fatto questo, come si fa questo mestiere, ripeto, noi abbiamo ancora tanto da imparare, probabilmente anche noi dovremmo smettere di farlo, no, non lo so, scherzo, però ci vuole professionalità in quel senso, ci vuole, quello è un discorso deontologico che io approfondirei, piuttosto che il contrasto, la luce, il chiaro oscuro, queste cose qua, mi lasciano il tempo che trovano. Cioè, cosa gli vogliamo dire a adesso non per fare il qualunquismo, fare discorsi stupidi, però a Goya quando si è creato il suo stile, quando ha creato la sua, cioè aveva comunque sia un uso della luce che poteva sembrare fittizio, no? Insomma, ci sono tantissimi esempi nella storia dell'arte, non sono il più autorevole per fare un discorso di questo tipo sicuramente. Però, come posso dire, è un campo molto, molto, molto ambiguo, quindi no, un po' sterile, secondo me, un po' sterile. Poi il gusto e l'estetica, sai, sono temi forti, fortissimi, che i fotografi, per esempio, non padroneggiano. Io in primis. Come? No, anzi, non studi sull'estetica, dicono tutto il contrario, però insomma non è questo forse il terreno, ripeto, sono l'ultimo che può parlare di questo, quindi così. Io ho capito cosa vuoi dire tu, avete presente, io faccio sempre questo esempio anche ai ragazzi a scuola, le foto dell'IKEA, no? Tutti saremmo stati una volta all'IKEA in vita nostra, no? Ci stanno le foto dei tre sassi, vero o no? Ci sta la foto mossa del lago con i giunchi, ci sta la macchina anni 50, no? A proposito di estetica, dico, perché ci sono situazioni, immagini che diventano per forza di cose iconografiche e per forza di cose riscontrano il parere positivo della stragrande, sono mainstream, non so come dire, incontrano giustamente il gusto del pubblico, del grande pubblico. Ecco. E quindi lì si potrebbe già fare un discorso d'estetica, perché quei tre sassi uno in fila all'altra e non che ne so, le tre conchiglie funzionano di più o di meno. Invece per chi fa ricerca, diciamo, quindi più per gli addetti ai lavori, l'estetica è una questione molto importante, perché tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso di linguaggio passa inevitabilmente anche attraverso un'estetica, o una creazione, o un cambiamento, una rilettura dell'estetica della fotografia. Che cambia, e infatti guarda caso ci stanno le mode, non ci stanno le mode, anni fa il grandangolo, vi ricordate il 20 mm dal basso, cioè a un certo punto veniva il vomito, la nausea, non vedevi più una foto dritta, lo ricordate? Stessa roba, ma possiamo farne mille, le foto desaturate alla Siracusa, no? Foto desaturate, anche lì non potevi più fare una foto di tuo nipote che ha le guance rosse, no? Doveva diventare, sì, no? Cadaverico. Ma infatti anche gli stili estetici, cioè il grande problema è quanto ci si adegua a determinati stili estetici e quanto gli stili estetici diventano onnipresenti. Poi il fotogiornalismo è stato
e c'è tanta contaminazione. Cioè il fotogiornalismo da una parte ha strizzato, l'estetica del fotogiornalismo ha strizzato l'occhio all'estetica commerciale e viceversa. Viceversa, cioè tantissimi fotoreporter si prestano magari a fine carriera a produrre lavori commerciali, quindi fanno i 5 scatti per il grande marchio di scarpe piuttosto che di vini. Quindi diciamo è un terreno, come ci si, io questo mi chiedo, come ci si può lamentare se poi, cioè perché ci si lamenta solo in quel caso la foto del WordPress foto? Si può dire, ma perché il WordPress Photo è un'istituzione che, io a maggior ragione dico, in quanto istituzione diventa collo dell'imbuto di un mare magnum che si muove, che si contamina, che si cambia, che si adegua, che a volte rallenta, invece ad altre c'ha delle esplosioni, delle velocizzazioni che non siamo neanche pronti a recepire. Recepire. E poi è completamente altalenante, cioè dal WordPress foto di Pietro Masturzo a quello successivo in cui c'è stata una spettacolarizzazione della morte, uno spiattellamento della morte molto forte, contro invece una narrazione molto più sottile come quella di Pietro Masturzo, lì dici allora cos'è? Cos'è fotogiornalismo? Qual è il fotogiornalismo? Cioè, qual è l'estetica del fotogiornalismo? Allora, forse il fotogiornalismo non ha un'estetica identificabile, come non ce l'ha magari neanche l'estetica commerciale. È tutto un ibrido. Ma perché è così? Perché non possono esistere più queste grandi dicotomie. Ma poi questi discorsi sono sempre stati fatti, da quando si parlava di fotografia d'arte e fotografia documentaristica negli anni 30. Cioè in cui magicamente due stili che erano, uno rinnegava l'altro, magicamente si sono ritrovati a convogliare nel momento in cui paradossalmente la forza artistica del mezzo era il mezzo stesso, cioè, usato e sviscerato e approfondito tecnicamente. Cioè quella diventava, come posso dire, il momento paradossale in cui due cose apparentemente distanti si univano. Quindi un discorso sempre presente, sia nella fotografia, sia tra la fotografia e altri linguaggi. Cioè la fotografia oggi, abbiamo iniziato a produrre i cosiddetti contenuti multimediali, anche lì. Ma la fotografia dove inizia? Dove finisce? Perché deve usare il video? Il video perché torna alla fotografia quando è un'evoluzione dell'immagine statica? A parer mio è completamente fuorviante fare discorsi di questo tipo. Fuorviante perché limita l'espressività. Di base rimane per il fotogiornalismo quel patto. Cioè è ovvio che se io faccio una campagna pubblicitaria in cui prendo la giraffa grassa, tu lo sai che quella giraffa non esiste, no? Perché? Perché il patto che c'è tra me e te è che quella fotografia commerciale, con la fotografia commerciale io posso mentirti. Devo mentirti perché devo innescare in te altre reazioni alla visione, che non sono quelle di coinvolgimento con la realtà a cui il fotogiornalismo auspica, no? Quindi, come posso dire, non limitarsi a questi discorsi, secondo me, ma cercare di capire perché un linguaggio viene adoperato in un certo modo piuttosto che... Sì, infatti io posso? Funziona? Sì. Lancio un appello, tra l'altro, che mi viene in mente adesso. Fotografiamo di meno tutti quanti. Ok? Cioè, quello è un'altra... È vero quello che dice Ale. Cioè, non stiamo ore sui blog a scannarci per sta cosa che può interessare più o meno, non entro nel merito. Però poi le questioni importanti ce le scordiamo. Facebook ha superato i 100 miliardi di immagini, lo sapete, sì? Cioè, riusciamo a metterle in fila 100 miliardi di immagini così? Cioè, non consumeremo mai queste immagini. Già dagli anni 90 in Germania si parla di inquinamento visuale, cosa che in Italia, per esempio,
anche in Francia se ne parla, in Italia, nei paesi del sud Europa un po' di meno, non riusciamo più a consumare le immagini che produciamo. Poi dici, sti cazzi, non è la macchina che inquina l'atmosfera, però è una forma di inquinamento, perché alla fine non ti permette di crearti il pensiero critico, è una banalità ma è così. Sì. Io fatico molto, a forza di guardare fotografie, ne guardiamo veramente tante sia io che Alessandro, a capire cosa mi piace e cosa non mi piace. Sì. Fatico a creare delle connessioni, cioè a creare il pensiero, e ripeto, parliamo di professionisti, non gente che ce la sta imbastendo, cioè fatico perché sono fino qua di fotografie. E questo perché? Banalissimo, perché quando scatta, e non celebriamo la pellicola, vi prego, però prima ogni volta che scattavi le tue 36 pose sentivi il ding della monetina che se andava, c'era tutto il processo dello sviluppo, tutto il processo di stampa, cioè erano altri tempi, altri ritmi, anche altri costi. Adesso soprattutto chi si approccia, secondo me, è un po' leggerino nel gesto dello scatto, spesso e volentieri. La previsualizzazione è una cosa, io a scuola ai ragazzi proprio, cioè così, proprio in testa. Io insegno ritratto, per esempio, non insegno, e poi al terzo insegno giornalismo. Però quelli di ritratto, per chi ha lavorato magari di voi in sala, è lo stesso discorso. Un buon ritratto, un cattivo ritratto, lo vedete, cioè, lo sappiamo, no? Che può esistere. È la previsualizzazione, esattamente. Infatti, didatticamente, secondo me la pellicola è ancora molto valida. Però non volevo dire questo, volevo dire, calmiamoci un attimo, sì. il mezzo è bellissimo, cioè riusciamo a far avere le foto dall'altra parte del mondo in mezzo secondo, possiamo fare post-produzioni, montaggi, quel cazzo ci pare. Però un pochettino più di coscienza, ed è un discorso che dovrebbe partire dai fotografi. Darci dei limiti. Oggi esco e sto lavoro lo voglio raccontare in 70 immagini, non in 5.000, perché va sicuro, lo fanno anche i professionisti. La differenza col dilettante è che alza la macchina e un po' più spesso guarda in macchina, proprio previsualizzando, dice no, sta foto fa cagare, non la fa. Magari il dilettante ne fa qualcuna in più, però va sicuro che anche il professionista poi arriva a casa e c'ha 40 giga di immagini, no? Per poi tirarne fuori una buona, allora in proporzione dovrebbe essere la foto che ti ha cambiato la vita, invece manco quella, sì. Una foto mediamente buona. Un modo per invertire questa tendenza, che provo a suggerire, è veramente cercare di mettersi dall'altra parte, cioè di chi guarda. Mi capita, questa cosa me la rivendo sempre quando faccio i corsi giù da me in Sardegna, chiedo a tutti quanti, per ricollegarmi al discorso di Pietro, chiedo a tutti quanti, ditemi un colore che secondo voi identifichi la Sardegna, no? E tutti, quelli che mi dicono di più sono verde, verde scuro, giallo, porcellino, colore maialetto. Vabbè, scusate. E dico ok, poi vado su Google, digito Sardegna, e innanzitutto compare la scritta, ti ricordo che avevo fatto l'esempio, no? Compare la scritta, trovate 450.000 immagini in 0,03 secondi. Tra l'altro Google l'ha tolta quella, non lo so, non l'ho trovata più. 0,03 secondi, cioè 450.000 immagini in 0,3 secondi col tag, la tag Sardegna. Poi vai a guardarle e le prime 5, 6, 7 schermate, non lo so, ma è un tappeto blu azzurro di mare cielo, quando magari rispetto a quello che ho chiesto prima, c'è un colore che identifichi per un sardo, no? Per chi me ne hanno detto totalmente diversi. E però la cosa assurda è che sono magari gli stessi fotoamatori che producono quelle immagini, quindi c'è questo scarto tra ciò che il mio pensiero, la mia visione estetica anche in questo senso, è quello che è effettivamente fotografo. Perché? Perché c'è pigrizia da una parte, ma non tanto nello scattare quanto nel leggere, quindi secondo me bisogna anche alfabetizzarsi molto sulla fotografia. Come? Certo, cioè guardare quel che è stato prodotto su, no? Che cosa, quando io fotografo, no? È quello il discorso. Fotografia non è un mezzo tecnico, ma è un mezzo espressivo, cioè è un mezzo attraverso cui io dico qualcosa. Oggi, stamattina, Augusto Pieroni l'ha detto e l'ha ripetuto 30 volte. Cioè, io devo dire qualcosa, che cosa sto dicendo, che la soggettività di quel che sto rappresentando è importante. Se io riproduco la mia soggettività secondo gli standard, non aggiungo niente, non sto dicendo niente. Non...
sia di contenuto sia ovviamente estetici, quindi fotografare meno e dedicare più tempo a guardare, a capire quel che è stato prodotto, che cosa possa aggiungere in più rispetto a quel che è stato detto, perché se no io eviterei di farlo, ecco. Posso dire una cosa soltanto? Io farei una pausa, c'è un'urgenza. Sono alle 8 perché vedo le facce tutti un po'. Che ore sono? Noi parliamo. 5-5. Facciamo 5 minuti di pausa. Non so, vi dispiace? 5 minuti di pausa. No, vi dico solo una cosa, se fate questo lavoro su Roma, cercate Roma su Google per immagine, vedete cosa vi viene fuori. Vi viene fuori lo scudetto della Roma e Sabrina Ferilli, prima del Colosseo. Cioè, no, sono tutte cose su cui ragionare, sì. Su come vengono usate le immagini. Boh, iniziamo perché c'è. Iniziamo così sentono. Come prima. No, fai la domanda. Che poi. Noi andremo a riniziare. Da quale tipo di necessità o da quale voglia, da dove è nata l'idea di creare un'agenzia fotografica? Sì, no, quello che dice. Quello che dicevamo prima, insomma, la necessità era quella di avere le spalle un po' più grosse per poter vendere il tuo lavoro. Una parte è quella e dall'altra la voglia di creare un gruppo di condivisione. No, nessuno di noi faceva parte di agenzie, eravamo tutti cani sciolti e abbiamo deciso di... E abbiamo creato questo gruppo che prima abbiamo accennato, l'organigramma. Allora, l'abbiamo creata in tre. Io, Pietro e un altro amico, Luca, che dopo un anno ha capito che l'ambiente editoriale non gli piaceva, quindi ha fatto proprio un'inversione di rotta. E ha deciso di tirarsi fuori, siamo rimasti io e lui. E inizialmente facevamo tutto, no? Poi poco a poco ci siamo divisi sempre di più i compiti, quindi Pietro si è spostato più verso la parte di vendita, quindi contatto con le redazioni, di mail, eccetera, eccetera, invio di file, pubblicizzazione, eccetera, e la parte amministrativa, mentre invece io da una parte ho continuato a fotografare, quindi a fare le mie cose, piuttosto che parte che si è sempre più assottigliata perché il lavoro in agenzia è cresciuto sempre di più e poi mi sono dedicato alla gestione dell'archivio, quindi il contatto col web designer piuttosto che col programmatore e la gestione proprio dell'archivio, che è un altro lavoro stra importante. Una cosa per noi molto complicata, adesso vi facciamo vedere delle immagini, poi vi spieghiamo come strutturiamo il nostro archivio, così in linea di massima, è una cosa molto semplice. Però una cosa molto complicata su cui insistiamo spesso è che è dura da far capire ai fotografi è che fare delle fotografie non basta, cioè fare delle fotografie e darcele per poterle vendere non basta, a parte la progettualità, il lavoro, il testo, come abbiamo detto prima, però noi abbiamo bisogno di ricevere i file con delle caratteristiche tecniche ci permettono di gestionarlo in maniera prolifica. Se no, costruire un archivio significa programmare un archivio, programmare una struttura concettuale, hardware e software che ti permette di non perdere il materiale e di poterlo ripescare nel momento in cui serve per ogni evenienza in maniera più rapida possibile. Da una parte quello, dall'altra permettere l'accesso ai tuoi clienti al tuo archivio e quindi andare a pescare la foto che ti serve, renderla fruibile nel minor tempo possibile e via dicendo. Quindi poi parleremo anche, faremo vedere. E poi ci siamo io e lui che ci occupavamo di questo, ci occupiamo ancora di questo. Poi da un anno e mezzo abbiamo aperto completamente al mercato estero, abbiamo una,
un account, cioè una persona che si occupa di fare quello che fa Pietro sull'Italia, di farlo in tutto il mondo, quindi lei riceve da noi i lavori, e comunque non neanche li riceve perché siamo dentro, cioè arriva un nuovo lavoro, insomma, e fa pubbliche relazioni e vendita con i magazine esteri, vendita e gestione degli assignments e via dicendo. Poi c'è un grafico, un web designer che ci ha costruito un po' tutto, e poi ci sono i programmatori che ci hanno costruito la programmazione dell'archivio. Quindi i fotografi, e quindi tutta una rete allargata di altri liberi professionisti che ogni tanto noi, con cui entriamo in collaborazione per determinate cose, la curatela di una mostra, piuttosto che l'editing per un lavoro, c'è proprio la figura dell'editor che si occupa di quello, piuttosto che dallo stampatore, no? Tutta una rete che di cui ci serviamo per pubblicizzare il nostro lavoro. Niente più. Una sede, due scrivanie, due computer, un cane, un pergolato e basta. La domanda che spesso ci fanno è collettivo agenzia, se c'è la necessità, perché in continuazione ci dicono le agenzie sono morte. Va bene, le grosse agenzie, ho detto sta roba non volevo, le agenzie stanno benissimo, le grosse agenzie indubbiamente hanno affrontato e affrontano i problemi. Questo, ripeto, non rifaccio il discorso dei magazine, della carta, degli inserzionisti che fuggono, del web, però indubbiamente erano strutture fino a 15 anni fa, 20 anni fa, con altri introiti e altro personale, cioè tuttora, ripeto, noi siamo un'agenzia piccola, che faticano tutti, fatichiamo tutti, è inutile stare a dircelo, inevitabilmente, essendo magari agenzie con 80 dipendenti, loro licenziano, cosa che noi invece non possiamo permetterci il lusso perché non abbiamo nemmeno i dipendenti, capito? No, a parte gli scherzi, però, e quindi fra i fotografi si parla tanto, facciamo il collettivo. Quale cazzo è di preciso sta differenza del collettivo? Non è ancora molto chiaro, nel senso che per gli addetti ai lavori noi lo capiamo, lo sappiamo, le sono differenze. Da fuori spesso ci confondono anche a noi, dicono il collettivo no. Noi continuiamo a rimarcare questa cosa dell'agenzia, cioè noi abbiamo una base partecipata delle riunioni di redazione per far entrare e uscire fotografi che lavorano con noi, c'è una sorta di consulta, diciamo, una sorta di assemblea, ecco, senza sembrare. Però poi fondamentalmente c'è il collo di bottiglia, che siamo io e Ale, che ci risolviamo tutte le rogne, sbucciamo tutte le zucchine che dobbiamo sbucciare, le gatte da pelare, tutto quanto il resto. E però prendiamo un fee d'agenzia e forniamo dei servizi d'agenzia al fotografo. I collettivi invece in Italia nascono, e badate, ci sono delle realtà molto interessanti, penso a Terra Project o Cesura Lab, non so se conoscete, sono nomi che vi sono familiari in qualche modo. Segnate, Terra Project sono quattro fotografi fiorentini, veramente molto bravi, che qualche anno fa hanno avuto molto, alcuni di loro hanno preso di WordPress pure loro. Cesura Lab è un gruppo di fotografi che nasce intorno ad Alex Maioli, che forse conoscete, fotografo adesso direttore di Magnum in America, che stanno su vicino a Piacenza, eccetera, eccetera. E poi Cesura Lab, sì, dove c'è Gabriele, vabbè, un po' di foto andate a vedervelo. Le dinamiche sono diverse, cioè un gruppo di persone, solitamente ristrettino, che si mette insieme e si smazza le spese e vanno avanti cercando solitamente di creare, se non un linguaggio comune, almeno una riconoscibilità come gruppo. Cioè i fotografi di Terra Project li riconosci, non so come dirti, è quel progetto lì e si vede che sono. Poi ognuno di loro segue il proprio progetto, più lungo, più corto, però come gruppo si muovono insieme. Ecco, i collettivi sono un po' poi questo, fondamentalmente. Ora, che funzionino o non funzionino, io non lo so. È sempre il discorso delle mode che facevamo anche prima. C'è stato un momento in cui se non eri di un collettivo eri uno sfigato. Poi alla fine il collettivo, ti dico,
non vorrei sembrare cattivo, ma il circolo che si mette insieme di fotoamatori che vuol fare una cosa, il concetto più o meno lo stesso, da una parte sono amatori, dall'altra sono professionisti, però ci si mette insieme per dividersi spese, fare iniziative, cose di questo tipo qua. Ecco, noi non siamo questa cosa qua, siamo un'agenzia partecipata dal basso, tutto lì. Però siamo un'agenzia a tutti gli effetti. Volevo dire una cosa, poi vi lasciamo, credo, guarda un po' di immagini. Stamattina sentivo qualcuno, adesso non mi ricordo chi, che si è parlato un attimo della necessità, non necessità delle didascalie. Non so se c'eravate, eri tu. Adesso ti schiaffeggio. No, scherzo. Almeno per quel che riguarda il nostro lavoro. Per collegarci alle immagini, all'archivio che diceva Alessandro, le mi permetto un consiglio da giovane editor, le immagini senza didascalie sono immagini che non esistono, cioè mettetevelo proprio nella capoccia, cioè, ma non, un'immagine senza didascalia non l'avete scattata, cioè proprio non c'è, non esiste. Ve lo dico perché in continuazione tutti noi abbiamo problemi con le didascalie e vi dico brevemente la cosa, adesso vediamo magari se vi interessa come si fanno. Vuoi parlare delle redazioni, come ci si rapporta alle redazioni, visto che io parlo dell'archivio? Sì, no, volevo solo dire questa cosa sulla didascalia. Tra l'altro ricordatevi che la didascalia vi tutela. Nell'epoca di Facebook, di Flickr e compagnia bella, in continuazione ci dicono ma hanno fregato le immagini, appunto, un giornale mi ha rubato le immagini a Facebook, cosa faccio, cosa non faccio? Copyright sull'immagine, sul file sorgente e didascalia. Perché? Perché è l'unica cosa che vi tutela nel momento in cui viene fatto un uso inappropriato della vostra immagine, cioè pezzo sulla pedofilia, prendono la vostra foto fatta ai due amici che passeggiano sulla spiaggia a Rimini. Ok? I due amici che passeggiano sulla spiaggia a Rimini non sono due pedofili. Se voi, la vostra didascalia è Andrea Rossi e Paolo Verdi che passeggiano a Rimini andando a prendersi un aperitivo, voi vi mettete al riparo da tutto questo, ok? Solo questo volevo dirvi sulla didascalia, è importantissimo. Sì, poi dall'uso inappropriato delle vostre immagini. Per il lavoro che facciamo noi invece dà quel quid in più al giornale che si compra quella fotografia. Sì, determinati temi è importantissima, per altri meno. Perché magari non hanno bisogno della didascalia approfondita, però fare una didascalia è un bel lavoro, che meglio lo fai e meglio è. Se volete vi faccio vedere due cose così. Certo. I magazine comprano la foto in esclusiva, cioè in che modo lo comprano? È un universo, ormai è molto difficile in Italia come all'estero avere un qualche tipo di qualcosa di firmato, innanzitutto. All'estero si firmano dei contratti più o meno, degli accordi, ma vi assicuro, questo è dato dal fatto, e fa un po' comodo a tutti, ma credo soprattutto ai magazine, della rapidità. Mi servono le foto subito, pam pam pam, cioè tu o sei uno che ci lavora tanto e quindi hai avuto tempo di costruire un accordo anche scritto, firmato, per cui se no siamo un po' tutti alla mercé di questa cosa qua. In Italia, per esempio, noi credo avremmo firmato sì e no due o tre contratti di vendita o comunque di rapporto di qualche tipo. È molto sulla parola, purtroppo per loro e purtroppo per noi, perché sulla parola non conviene mai a nessuno alla fine dei conti. E quindi l'ho pubblicata, posso ripubblicarla, me l'hanno chiesta, noi per 10 giorni non la facciamo ripubblicare, cioè quello che poi faccio uno specifico io è cercare di portare a casa le condizioni migliori e cercare di tutelare il più possibile i fotografi da queste cose qua. Se sono per esempio su assegnato, deve andare, che ne so, Michela, parliamo solo di fotografi maschi, Michela Palermo che lavora con noi deve andare a Sorrento a fare quel pezzo lì, prima cosa che chiediamo, vabbè, il fee, quanto c'è, quanta ciccia c'è, ovviamente. Poi le immagini le possiamo riutilizzare o no? Ah no, in Italia sono bloccate almeno per 2 mesi, 6 mesi. Tendenzialmente ogni magazine ha più o meno uno standard, però vi assicuro che può cambiare. La volta prima ti avevano detto no, ma usale anche il giorno dopo. La volta dopo ti dicono sto pezzo è bloccato per 6 mesi. Così. Poi ci sono le immagini che non scelgono, perché magari tu gli hai consegnato 20 immagini di ritratti, no? Del magistrato, che ne so, ne usano una, e tu dici ma le altre posso usare? Allora lì si trovano accordi. Sì, no, le altre mettile subito sul sito, ma quella lì, che è quella buona,
non usarla per 2 mesi. È molto così. Sull'estero, ripeto, sono un po' più, però dovrebbe esserci Lisa a parlarvene, la ragazza che lavora con noi, sono un pochettino più, cioè è capitato di firmare più cosette, in cui allora ogni magazine ha i suoi accordi precisi. No, le foto che ci hai consegnato sono nostre fino al dal momento della consegna e via così. È terra di nessuno. Tra l'altro il diritto della fotografia rientra sotto il diritto industriale, creazione d'opere. È fumosissimo, ve ne sarete resi conto anche da soli. Al di là del fatto che sappiamo che non possiamo mettere un cavalletto a terra che è occupazione del suolo pubblico, no? Lo sappiamo tutti. Al di là di questo, in fotografia, cosa è lecito e cosa è non lecito fare, è davvero difficile capirlo. Le liberatorie, è vero o no? Dove arriva la liberatoria, dove non arriva? Ma io sono stato a diversi incontri, penso anche Ale una volta, a parlare proprio di queste cose qui. Ovviamente si va nei tecnicismi legali, noiosissimi per quel che mi riguarda. Però non si capisce bene, onestamente. C'è tanto buon senso, esperienza, naso, 2 liberatorie in borsa in più non fanno mai male. Sempre nell'ottica di, poi ti lascio la parola, di didascalie, quando voi scattate, se siete in Afghanistan, lo sappiamo tutti, non puoi chiedere, ma se sono ritratti smaccatamente posati, almeno sull'Italia, cercate di portarvi a casa la liberatoria e in seconda battuta la didascalia, adesso voglio parlare, il più completa possibile anche per quel che riguarda chi è il soggetto, quanti anni ha, cosa fa. Cioè questa è proprio scuola anglosassone, noi italiani pecchiamo su questo. Perché? Perché poi il magazine prende sta foto e legge, operaio di Mirafiori. E dice, sì, ma io voglio farci un pezzo sopra. Chi è? Come si chiama? Ha dei figli o non ha dei figli? Seconda domanda che vi fanno. Hai il contatto? Hai il numero di telefono di questo qua o la mail? Perché loro vogliono scriverci un pezzo e magari alzare il telefono e sentire cosa pensa. Se uno è rintracciabile, Epifani, grazie al cazzo, ci arrivi. Ma se uno è l'operaio, no? Ok? Tutto lì. Vado? Vado. Allora, sempre per ricollegarci, allora no, vi faccio vedere un attimo così, per faccio vedere sempre come organizzate il nostro archivio. È molto, molto semplice, cioè da una parte c'è l'archivio online che potete vedere quando avete la connessione e dall'altra c'è l'archivio fisico. C'è l'archivio online, ovviamente abbiamo dei server in cui mettiamo tutto il nostro materiale che potete vedere nel nostro sito, che ha un formato ed è un formato che noi carichiamo dentro questi server che voi potete visualizzare a una determinata grandezza, pixel, eccetera, eccetera, con watermark, cioè con su scritto on off picture, cioè così, che è questo formato qua. Questo formato qua, molto piccolo, vabbè, lo vedete, questo è 579 pixel di grandezza per 386 con il watermark, forse qua si vede poco, però c'è il watermark on off picture, no, in maniera tale che ci permette di metterlo in rete senza che qualcuno ti rubi l'immagine, lo può fare, ecco, però almeno c'è il mio marchio, quindi se nel momento in cui trovo una mia immagine spostata in un blog, eccetera, scriviamo e questo è il file di visualizzazione. Poi abbiamo un altro tipo di file che è della stessa immagine che noi usiamo per mandare in giro per le redazioni. C'è sempre un file in bassa, 72 dpi, che noi produciamo sempre la stessa immagine, no, però più grossa, nei 1500, 1200, poi dipende insomma da come. Per il sito a 1500, una volta che ti registri ti diamo la possibilità di registrarti, tu puoi scaricarti in redazione questa immagine perché magari ti può servire per fare un layout di impaginazione senza chiedere a noi di mandarcelo, eccetera, anche se ce lo chiedono molte volte in maniera diretta, vedono la foto, ci scrivono perché sono pelandroni, molte volte hanno voglia proprio di scaricarsela, fanno prima a scrivere una mail e chiederci. Quindi questo è sempre un file in basso a 1500 pixel che loro usano per fare. E poi c'è momento in cui hanno fatto l'impaginato, vogliono quella foto oppure no, ci chiedono il file invece da stampa che è 3500 pixel lato lungo però a 300 dpi, quindi file da stampa. E noi abbiamo praticamente l'archivio duplicato in 3 formati, quello web, low e high resolution, quindi
Peccato non mi posso far vedere il corrispettivo col sito, perché sarebbe stato... Comunque, i fotografi ci consegnano i file con una nominazione che deve essere utile a noi per poterla inserire dentro... Vabbè, parlo di cose tecniche, magari non vi interessano. Cioè, che permettono a degli automatismi di poter trovare quella foto, organizzarla e casellarla, no? in qualche modo. Quindi ovviamente è renderla riconoscibile, cioè che sia un file on off. E la nostra didascalia che ci siamo studiati, la nostra nominazione che ci siamo studiati è on off, ovviamente, underscore, non si vede, se ne è meglio, CIG è il codice fotografo, cioè Cipriano Gianni, le prime due lettere del cognome, la prima del nome, l'anno di consegna a noi, cioè l'anno di consegna, il mese, il titolo abbreviato, quello che è, e poi se è digitale o analogico. Stessa cosa il corrispettivo nella cartella, ovviamente senza nominazione, qua c'è la conseguenzialità con tre cifre conseguenziali, cioè non 1, 2, 3, ma 001, 002, 003, perché altrimenti molti software, non so se vi è mai capitato, no, tendono a incasinarti. Se ci avete una sequenza di oltre 99 foto, dovete usarla a quattro cifre, no, 99? 999, oltre 999, dovete usare quattro cifre in maniera tale che non si incasinano. È chiara questa cosa per tutti? No? Cioè se io metto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi metto 10 senza lo zero davanti, molti software, vedendo per come prima cifra l'1, te la mettono tra l'1 e il 2. Quindi ti scombinano quella sequenza che, come abbiamo visto, è importantissima per la lettura e la narrazione di tutto il racconto. Stessa cosa per tutte gli altri formati, ok? Insegnarli a consegnare le foto in questo modo in fotografia è stato un delirio. Sembra molto semplice, però c'è chi c'ha l'attitudine, c'ha una mentalità molto, molto archivistica, altri no, perché sono fotografi e ce l'hanno un po' meno, quindi bisogna sforzarsi per chi non c'ha questa capacità di farlo. Ma non solo per noi, cioè questo è il nostro metodo, no? Perché a noi serve in questo modo, perché il nostro software sa che legge on off, dopo il primo underscore c'è CIG, quindi sa che quella foto di Gianni Cipriano automaticamente va a metterla nella sua pagina dentro il nostro sito e via dicendo, no? È un meccanismo studiato funzionale alla nostra archiviazione e alla visualizzazione e fruizione nel nostro sito, è tutto un continuo. Voi potete studiarvi il vostro modo di archiviare le foto, no? di crearvi il vostro archivio, la vostra suddivisione per cartelle e via dicendo. Quindi potete farla per anno di produzione, piuttosto che per tematica trattata, piuttosto che per luogo, piuttosto che per come volete. L'importante è che sia, diciamo, facilmente reperibile. Almeno già dalla nominazione, reperire una foto dalla nominazione aiuta, ma non è l'unico modo, adesso vediamo qual è. L'altro modo è inserire dentro le fotografie delle informazioni che permettono di ripescare delle immagini in maniera ancora più semplice. Allora, torniamo un attimo alle dita. Allora, questa è una foto commissionata. Senza le dita, che cos'è? Non è niente, cioè sto estremizzando, no? Sto prendendo un caso estremo per... questa è la villa Riina, cioè una villa sequestrata dove è stato trovato Riina quando è stato arrestato. Senza la didascalia non vuol dire niente, cioè non vuol dire niente, è una villa, ok? È il cancello di una villa, dietro c'è una villa e compagnia. Se io sono un magazine e ho bisogno di una villa del sud mezza diroccata perché sto facendo un lavoro sull'abbandono nel sud Italia, no? Quindi scrivo Sicilia, villa Ruggine, dico così per dire, mi può venire fuori questa foto qua, perché io dentro questa foto
ho messo le tags, no? Cioè delle parole chiave che attraverso il software come questo io posso inserire e permettono il ripescaggio di questa foto nel momento in cui io cerco determinati soggetti. Ok? Ci siete? Scattiamo tutti col digitale, no? Avete presente che la macchina fotografica già dentro di sé ha delle informazioni, mette delle informazioni dentro i file, i cosiddetti metadata. Sono delle informazioni che, diciamo, costruiscono la storia del file. Quindi mi dicono, di default, la macchina fotografica nel file mette che questa fotografia è stata scattata con una Canon 5D obiettivo 24-70 a 200 ISO, tempo 125, diaframma 11, e io a queste informazioni posso aggiungerne, o in tale data, in tale ora se l'ho impostato, a queste informazioni ne posso aggiungere altre. Tra queste, dicevo, ci sono le tag, queste parole chiave che permettono sia a noi e al nostro archivio personale di ripescare quella foto, ma anche foto di famiglia, di casa, che ne so, matrimonio mio cugino, matrimonio cugino Marco. No? Nel momento in cui ho messo le tag, attraverso quel software io le posso ripescare. La stessa cosa fanno le redazioni quando entrano nel nostro sito e nel campo di ricerca inseriscono delle parole chiave. Quindi dicevo, posso mettere dentro tutte le tag relativi a questa fotografia, quindi villa, casa, cancello, palme, cielo, muro, cos'è, un'ortensia, che cos'è, non lo so, posso mettere tutte le tag che voglio, però devo mettere le tag e delle informazioni che restringono il campo e che mi permettono di tutelare l'immagine che io ho prodotto da un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è stata fatta. Quindi se io qua, come posso dire, a parte mettere Rina, Totò Rina, no? Salvatore Rina, tutte queste cose permettono nel momento in cui qualcuno cerca una foto legata a Salvatore Rina di ripescarla, devo dare delle informazioni a chi ripesca quella foto ancora più dettagliate per fargli capire che tipo di villa è. Quindi se io... Eccola qua, no? Io sono un giornale, cerco la foto che ho detto prima di una villa abbandonata, vado a prendere, ah che bella, vediamo dov'è. Palermo, Italia, Cosa Nostra, Boh Salvatore Rina, villa in via Bernini, Palermo, vos confisca... No? Mi spiega che questa villa è la villa di Salvatore Rina, che è stata confiscata dopo il suo arresto nel gennaio del 1993, eccetera, eccetera. Ha un significato... Sentite? Ha un significato e una valenza questa foto, magari diversa rispetto a quella che io giornalisticamente, non so come dire, no? Quindi se non ci sono quelle informazioni, io rischio di far usare al mio giornale una foto per cui, magari non in questo caso, può avere una querela o io posso avere una querela. Perché magari ci scrivo villa, perché il giornale si inventa qualcosa, si inventa villa di occupata da, non so, anarchici, qualsiasi cosa, no? E io mi tutelo, perché ti dico no, attenzione, questa foto aveva quelle informazioni che tu hai, non hai rispettato, di conseguenza mi tutelo. Dall'altra invece do le informazioni, devo cercare di dare, per chi cerca un'immagine del genere, cerca la foto della villa di Rina, mi dà, più informazioni do, meglio è. Cioè non scrivo solo villa Rina, ma a chi lavora nelle redazioni, magari sa già, però gli do delle informazioni che possono essere più accurate possibili, in base a quanto ci vogliamo spremere per scrivere le didascalie, e posso scrivere Cosa Nostra, villa del boss di Cosa Nostra Salvatore Rina, che è stata confiscata in tale data, 1993, e via dicendo, insomma, no? Anche noi abbiamo un nostro modo di archiviazione, anche qua, cioè i nostri fotografi chiediamo di consegnarci le immagini con la didascalia in inglese e in italiano, separata da questi, non so se lo vedete, questi tre cancelletti, che il nostro software riconosce come demarcazione tra inglese e italiano e di conseguenza nella visualizzazione online me le collocherà, scriverà in inglese, italiano me le separerà e via dicendo. No? Questo è,
questo è quanto. Più le immagini sono accurate, meglio è, cioè più faccio il lavoro di fotogiornalista, cioè più do delle informazioni a parte quelle visive, più ho possibilità di stimolare il cliente a utilizzare quelle immagini. Quindi vado a fotografare, per esempio, il ritorno di Papa Benedetto, cioè l'arrivo di Papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo dopo le dimissioni. Se io nel file non scrivo solo Papa Benedetto XVI che arriva a Castel Gandolfo, ma metto delle informazioni relative a quel che è successo, no? Perché torna a Castel Gandolfo, perché ha abdicato, in favore di chi, che cosa è successo, no? Do delle informazioni maggiori, in che piazza sono, quante persone c'erano ad aspettarlo più o meno, do delle informazioni giornalistiche che ovviamente essendo giornali possono risultare utili. E quindi gli stimoli a usare la tua foto piuttosto che quella di un altro fotografo che era a fianco a te a scattare la stessa identica immagine, no? Belle tutte e due e via dicendo. Ok, questo per quanto riguarda l'archiviazione. Vi farei vedere, questo invece è il lavoro di Pietro di cui stavamo parlando prima. Qualcuno di voi l'ha visto? Ha avuto modo di vederlo? Allora, questo si chiama poi Pittetti di Taran, no? Quello che dicevamo prima, cioè, vinto il WordPress Photo. Questo è il lavoro intero. Queste sono proprio le persone che urlano dei tetti, che lui ha in un certo senso anche tutelato. Sia, diciamo, è proprio lì anche la furbizia del fotografo, cioè fare di una impossibilità tecnica uno stile. Cioè, non potevo usare flash perché sarebbe stato visibile, perché ovviamente queste persone non è che si mettevano, chi più chi meno, non è che si mettevano a urlare a bordo tetto, perché urlavano nascosti, si riunivano nascosti sui tetti di Teheran. Quindi da un'impossibilità tecnica, non potendo usare luci aggiunte, non potendo usare flash, ma dei tempi lunghi e oltretutto senza, mi pare non ci avesse il cavalletto, quindi si appoggiava in maniera molto precaria al muretti o cose che trovava, di questa impossibilità tecnica ne ha fatto uno stile, padronanza, cioè ci vuole padronanza tecnica per fare una cosa del genere, ne ha fatto uno stile e nello stesso tempo ha tutelato i suoi soggetti, rendendoli mossi, sfocati, poco visibili, e in più ha creato un'atmosfera, che è l'atmosfera rappresentata nelle sue foto. Questa è la foto che ha vinto il WordPress, quella più visibile, diciamo. Se vi andate a leggere il testo, c'è tutta questa espressione, c'è tutta questa concettualizzazione. Cioè non è la foto, come posso dire, tutti noi possiamo obiettare che non è una foto bella, cioè non è magari una foto a National Geographic, non è una foto canonicamente bella, però ha un suo stile, ha una sua anima, ha un suo trasporto, ha una sua storia, no? Sono tutte queste cose che convogliano in un'unica fotografia, in un unico progetto e di conseguenza in un'unica fotografia che danno valore. E via dicendo. Un braccio finale. Questo invece è il lavoro di Alessandro, vi facciamo vedere dei lavori di cui abbiamo parlato, almeno abbiamo accennato. Questo è invece il lavoro di Alessandro, di migranti in Grecia. Questi cercano di salire nelle navi clandestinamente, navi per la Puglia, per la Croazia, per la Spagna, via dicendo. No, Croazia no, non sta nell'Unione Europea ancora. Vi dico intanto due cose anche sulle dita. Oltre alla funzione di tutela, vi dicevo prima, che vi diceva anche Ale,
Non date per scontato la reperibilità delle immagini, davvero, sembra una fesseria ma non lo è. Tra 10 anni, tra 2 anni, a seconda, non vi ricordate dove avete scattato quella fotografia? Veramente, dove e cosa stavate facendo lì? È importantissimo, prima del giornalismo e prima della fotografia stessa, cioè il documento, qualunque cosa, no? Quindi questo veramente, per questo la fotografia senza didascalia si dice che è come se non fosse scattata, al di là del magazine che se la compra o non se la compra. Se voi, le immagini iconiche ovviamente no, il ragazzo a Piazza Tiananmen o Aldo Moro nel bagagliaio, no? Cioè, se sono eventi collettivi riusciamo a ricostruirli tutti quanti, ma alcune cose no, a maggior ragione, come vi dicevo, i nomi, l'età, i contatti, queste cose qui. Quindi la didascalia, maggior numero di informazioni pertinenti e le parole chiave idem per poter rintracciare fra 10 anni. Questo è uno scatto che forse avete visto, che ha girato tanto, sempre di un'aggressione di un gruppo di fascisti di Alba Dorata a Corinto, ai danni di questi poracci che vivono nei magazzini, eccetera. Ecco, per esempio, Alessandro, poi questo ragazzo è stato investito, l'ha seguito, non mi ricordo se in sto editing c'è, però cioè, il numero di tele l'ha seguito in ospedale, gli è stato dietro i giorni, no? Tant'è che il giornale poi, Stern, quando ha fatto la doppia di questa immagine qua, poi guarda caso nella testina, nella fotina piccola che apriva l'articolo, ha usato poi un ritratto di questo ragazzo in ospedale, dove però c'è nome, cognome, la sua storia, tutto quanto. Cioè, da questo punto di vista qui, ecco il fotogiornalismo che viene fuori, no? Cioè, carta e penna, un iPhone, una cosa per registrare. Questo in borsa fa sempre comodo, sì. Okay? Perché poi vi aiuta quando tornate a casa dopo un anno a dire: ma lui si chiamava Muhammad o Abdullah? Che cazzo, cioè, magari sono 2 mesi che ci state insieme, però ne avete conosciuti 400. Infatti cioè, per questo reportage Alessandro è andato dove è riuscito, quando ci è riuscito, sempre con un giornalista. Quando è successa questo attacco, loro hanno costruito 4-5, una sequenza di 4-5 immagini insieme a quelle dell'ospedale e hanno iniziato a farle girare come denuncia, no? Cioè, quindi dentro il grande progetto crei anche delle piccole storie e magari Ster ti fa la doppia e un anno dopo ci ha chiamato, Ster, ci ha detto: dov'è il ragazzo di cui abbiamo pubblicato la doppia? Alessandro ha continuato a tenere i contatti, li ha ripresi, tutti quei contatti che aveva li ha riutilizzati per rintracciare ancora questo ragazzo. È tornato, dov'era? In Marocco. Ragazzo marocchino, sa che è ritornato in Marocco e quindi adesso si vedrà se fanno nella loro rubrica, un anno dopo, eventi che hanno trattato, hanno questa rubrica di il personaggio trattato, rivediamo un anno dopo come è proseguita la sua storia, no? Devi essere giornalista, cioè non stai solo facendo la foto. Tra l'altro per me questo è un esempio, io la faccio vedere spesso questa immagine, di come la tecnica, perché i fotografi soprattutto all'inizio si massacrano di tecnica, no? Cioè quell'obiettivo distorce, no? Che è una balla, il verde non è verde, il rosso non è rosso, cose importantissime, però questo è l'esempio di come la tecnica è totalmente asservita, no? Nel senso, ci fossi stato io, che non sono non l'avrei fatta questa foto qua, ok? Cioè, Alessandro, guardate, la macchina è immobile, il tipo è macchina, il vetro che si rompe, quindi è una questione di tempi, diaframmi al volo, guardate, non è solo culo, è questo che voglio dirvi, ammazza la Lidia, ha detto culo, ha fatto sta foto, cioè tanto è stato 3 mesi per in quel a vivere con loro, no? Perché c'era lui e non c'era qualcun altro? Perché lui si è fatto quel culo lì e quando c'è stata l'aggressione c'era lui, non c'era qualcun altro. Se io fossi stato al fianco suo non avrei fatto sta foto, ne sono sicuro. Cioè sarei stato più magari arrampicarmi sul muretto a dire: ah no, magari adesso uso il diaframma 8. Ok, ragionare in fretta e fare la fotona, a mio parere. Scansare la macchina e fare la foto, perché lui era insieme a loro. Quindi si è scansato prima di loro, aveva già la macchina impostata secondo quel tipo di luce, secondo quel tipo, e ha avuto la prontezza e i riflessi per farla. Magari uno di noi avrebbe assistito alla scena così, lui ha fotografato. Era pronto per fotografare, cioè sei lì per quello. Vedi quello, cioè sei lì per documentare. Nel momento in cui succede una roba del genere, quel tempo di riflessione,
si accorcia e diventi un fotogiornalista, cioè sei un fotogiornalista, non è che... Non c'entra nulla la progettualità e tutto quello che dicevamo prima, cioè se capita una roba del genere, se sono un fotografo, sei uno stronzo, per capirci, però non c'entra nulla la progettualità o cosa, cioè lui è lì per fare un progetto che continua tuttora, poi però capita la fotona e la sa fare, e poi, guarda, e poi rientra ovviamente nel suo progetto, però quella è una foto iconica, cioè può andare in giro da sola, cioè... l'abbiamo pubblicata una marea di volte, guarda caso, anche come singola, no? Perché è una fotona riuscita. Ecco, questo è Alvaro De Pritti, il lavoro che dicevamo delle case famiglia. Ecco, con chi è che parlavamo prima dei premi? Mi pare con te, no? È un lavoro che non siamo riusciti a pubblicare a morire se non su Ojo de Pez, questa rivista spagnola, a cui è legato un premio, no? Questo è un lavoro che ha vinto una caterva di premi, che però non è evidentemente in questo momento editoriale, però ha vinto premi belli, ha vinto il premio Ojo de Pez a Foto Spagna, ha vinto il premio del giornalismo inglese e poi ha vinto l'e-book prize per fare un libro. Vabbè. Tutta roba, quando Alvaro va in redazione con questa cosa qui, tutti gli editor dicono mazza è figata, no non posso pubblicarlo, però che bello. E quindi tu si ricorda perché un po' di te. Va su linguaggi, cioè è molto, non è un lavoro didascalico per esempio questo, no? Rispetto alla foto di prima dell'attacco razzista, io in quella foto dico ok, un investimento, vado a leggere, c'è una corrispondenza tra, come posso dire, tra il fatto e la didascalia molto, molto evidente. In un progetto di questo tipo invece c'è tutta un'interpretazione, c'è un'atmosfera. Questo lavoro già di per sé si chiama sospensione. Dici vabbè, che parola è per... Mentre invece lui ha cercato di ricreare anche visivamente uno stato di limbo, proprio di sospensione in cui questi ragazzi vivono, in cui fanno, non fanno, si annoiano, non si annoiano, però soprattutto è un passaggio della loro vita in cui c'è un'incertezza totale, cioè sanno che devono star lì perché è l'unico posto dove riescono a stare, ma non sanno dopo i 18 anni, quando saranno costretti ad andarsene, che cosa sarà della loro vita, quindi vivono proprio questo stato precario anche psicologicamente. Lui esteticamente ha cercato di, con questo sfocato, queste immagini molto oniriche in un certo senso, no? Anche da una parte di documentare quel che succedeva, dall'altra di dare sempre una visione poetica, diciamo così, del suo lavoro. A proposito di... Cioè molto iconografico. Di notiziabilità, no? Prima l'abbiamo detto un paio di volte. Il ragionamento è molto semplice, ma molto fine, no? Con Alvaro ne parlavamo, sappiamo che c'è il problema dell'immigrazione in Italia, cioè il problema nel senso è stato creato un problema dell'immigrazione, mi pare, che viene affrontato con politiche bizzarre, sappiamo che ci sono i bambini che nascono in Italia, sappiamo che ci sono i magrebini o quello che è. Non sappiamo nulla degli adolescenti che diventano maggiorenni qua, cioè, il ragionamento è molto semplice, però quel tipo di sensibilità viene premiato adesso, cioè, a proposito per esempio delle tradizioni che dicevi tu in Puglia, no? Il macro argomento è grosso, l'immigrazione, quanta roba è stata fatta, però tac, un tema, è quello che diceva stamattina, no? Augusto, soggetto, come diceva, soggetto tema, no? Per arrivare al tema, ecco esattamente, dal tema lui torna indietro e trova un argomento. E questo genere di cose qui viene premiato. Perché è sempre lo stesso discorso, è già stato fotografato tutto o no? Cioè, è stata fotografata tanta roba, è sempre come uno vuole raccontarlo. E poi l'umanità è in evoluzione e le storie nuove quotidianamente si generano, si creano. Le storie interessanti da raccontare ci sono, a mio parere. Che è un'altra cosa che ci chiedono in continuazione, cosa interessa i magazine? Cioè lì è un po' drizzare le orecchie. Guardare i magazine per chi ci lavora è fondamentale, non so adesso chi di voi vorrebbe lavorarci o ci lavorerà, però è come dire, non so, voglio costruire termosifoni e andare a venderli all'Equatore, no? Questo discorso. Se uno non conosce il suo referente, e infatti a me stupisce molto, adesso noi qui siamo a un festival, ma mi stupisce molto andare in classi dove i ragazzi magari spendono un sacco di soldi e facciamo la stessa domanda
su che magazine, magazine guardate, e voi ne avete già detti una caterva, perché vi assicuro che spesso è internazionale, punto. No? E invece bisogna vedere, Marie Claire pubblica dei bei reportage, per esempio, non so se qualcuno, non sempre, però no, per dire, e nessuno se lo fila mai un sì, tiro. Un'altra, no? cosa, un'altra cosa molto utile, per esempio su Internazionale è un giornale che ti dà la possibilità di vedere bei portfolio di lavori che magari hanno anche altre estensioni, che magari hanno alle spalle un libro, hanno alle spalle una mostra, hanno magari un multimediale. Cercare di capire come un progetto, uno stesso progetto, prende varie declinazioni in base al contenitore che lo ospita. E anche, come posso dire, l'intenzione espositiva del fotografo stesso, che è una cosa molto molto importante. Cioè, Augusto per esempio può dire, mi ha fatto vedere l'esposizione, cioè che cosa c'è dietro la concettualizzazione di un'esposizione. Cioè, puoi mettere tanto del tuo, no? Fatto vedere Sugimoto e com'era tutto pensato, amplificato. Il giornale quello non lo fa, quindi da una parte ti castra. Quindi per progetti personali è sempre meglio ragionare a mettere del proprio e solo del proprio sino all'ultima estensione del nostro lavoro. E più si ha questa visione a lungo termine, meglio siamo, come posso dire, meno energie sprechiamo in fase di produzione. Cioè abbiamo ben chiaro quello che vogliamo fare, sempre la progettualità che stavamo dicendo. Infatti io sono molto curioso di vedere come sarà in libro questo lavoro qua. Un lavoro che è andato in mostra in maniera molto classica, però secondo me avrebbe potuto avere un'altra... Perché ci vuole esperienza anche in quello, cioè Alvaro magari non ce l'aveva quell'esperienza, quindi vincendo un premio, il premio si appropria dell'esposizione, da una parte ti dà dei consigli, dall'altra ti chiede come vuoi l'esposizione e in ultimo ti dice però ci abbiamo solo questo budget, no? Per stampare, per incorniciare, piuttosto che... E sono tanti tasselli con cui bisogna scendere a compromessi, a volte però cercare sempre di... Anche quando fai vedere il portfolio è la stessa cosa, no? Cioè, aver chiaro che se trovo, come dicevo, se c'ho un tavolo grande lo devo esporre in questo modo, se c'ho un tavolino dovrò vedere foto per foto e quindi l'editing cambia, no? E lo posso fare solo ed esclusivamente se ho piena cognizione di cosa voglio dire, come lo voglio dire, con che cosa lo sto dicendo, tutto qua. Quindi è questo. Sono le 6 passate. Va bene, grazie a tutti, no? Ah, domande, no, qualcosa. No, perché se ci sono domande ancora, volete sempre ora che stiamo e mi piace. C'è qualche altra domanda volentieri. Nostri? Nostri? Sì, sì, assolutamente. Oh, voi. Ah, sì. Ah, certo, come no? L'agenzia è giusto, perché non avevamo internet, se non facciamo vedere il sito. Aia. Me lo scrivo. Mi introduco, posso? Niente, intanto ringrazio tantissimo Alessandro e Pietro. Sono stati tra i primi che abbiamo contattato per questo festival, perché sono sono un'esperienza, come avete potuto capire, molto interessante, e anche loro sono molto interessanti e niente, quindi li ringrazio ancora infinitamente della disponibilità, grazie. E quindi niente, sta girando un foglio presenze. Per chi c'era anche stamattina non è lo stesso, nel senso ogni seminario ha il suo foglio presenze, quindi vi prego di mettere la vostra firma, i vostri contatti, perché il bando ci obbliga a queste cose. Ok, e voi c'eravate stamattina? Ah, ok, allora adesso seguite anche il prossimo seminario, oppure lo lascio all'ingresso. Vi lascio all'ingresso, se non avete firmato mi fate questa cortesia, va bene.
Niente, io spero che vi stia piacendo. Noi, per noi la prima esperienza di organizzazione di un festival, e ci siamo un po' avventurati, no? Ad organizzare una cosa così grande, chiamando gente da fuori, organizzando. Quindi spero che vi piaccia. Se non vi piace, parliamone, ci dite quello che non va, però che non esca fuori da qui, va bene? Bene, allora tra qualche minuto iniziamo con il seminario di Pierpaolo Cito, che è qui alle nostre spalle. E niente, grazie ancora di essere qui, per noi è un immenso piacere. Grazie. Avete lasciato un altro po' per chi va? Stock online? Ma sono semplicemente dei contenitori a cui attingere, dipende da quel che cerchi. Certo, l'editoria attinge dove trova, attinge, non si mette limiti di sorta, ecco. Anzi, no, per niente. No, semplicemente in base a quel che cerca. Cioè, capita che se hai bisogno di una foto di un fiore di plastica, non vieni da me. Perché se, o di uno still life di un fiore di plastica, non vieni da me. Vai nelle agenzie di stock o negli stock online, perché sai che lì la trovi sicuramente, magari anche a minor prezzo. Certo che sono in concorrenza, però, come posso dire, la concorrenza la eviti nel momento in cui diversifichi quel che dai, quel che dicevamo prima, no? Quindi più ti specializzi, più eviti la concorrenza, no? Se più sei riconoscibile, insomma, il discorso che facevamo prima. No, il discorso è che le foto belle non le fanno mica solo i fotogiornalisti, anzi. Foto belle che possono essere buone, non so, magari robe di questo tipo, ma ne è pieno il mondo di quelle foto, quindi assolutamente, non so.